Allora, a questo punto io do la parola al professor Luigi Pepe, che introduce il volume di Elisa Paterniani, che è uscito recentemente per i tipi della CLUEB di Bologna, in una collana che è curata dal Centro di Studi sulla Storia dell'Università Italiana, ma dirà meglio il professor Luigi Pepe. Prego, prego Luigi. Buongiorno, sono di nuovo qui, in questo caso come presentatore, come introduttore di uno dei lavori più significativi che si sono stati fatti a Ferrara negli ultimi anni, che è un volume della dottoressa Elisa Paterniani riguardante la storia degli insegnamenti matematici. La storia è maestra di vita, è una delle frasi più abusate, a cui giustamente si risponde: sì, maestra, però ha genere degli allievi piuttosto scadenti, che non imparano. In realtà, diciamo, la frase vita magistra vitae è solo una piccola parte di una espressione più ricca di Cicerone, del De Oratore di Cicerone, in cui dice: Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memorie, magistra vitae nuntia vetustatis. La storia in verità è testimonia dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestro di vita, messaggio dell'antichità. La storia naturalmente si intende un po' tutta la storia, intanto la storia politica. In Italia ha una grande tradizione la storia politica, Machiavelli, Guicciardini, insomma, e tanti altri. Ma diciamo, spesso in Italia la storia politica, diciamo, non prende in esame quello che è la storia della cultura. No? Non so chi, che quando è stato osservato, che qualcuno ha scritto, insomma, certo, Lorenzo De Medici ha scritto anche delle poesie, ma vorrei vedere che importanza ha il fatto che hanno scritto delle poesie sul suo intervento nella storia d'Italia. Bene, adesso, diciamo, un po' a livello internazionale, ma già dal Settecento, diciamo, a livello di studi storici, invece l'atteggiamento è diverso. C'è una storia, diciamo, delle scienze, c'è una storia della diplomazia, una storia della vita militare, insomma, ci sono tantissime storie, diciamo così, che confluiscono poi nella storia generale. E l'argomento di cui ci occupiamo riguarda la storia degli insegnamenti matematici, sulla quale io ho fatto vari corsi per diversi anni, cercando appunto di vedere com'è che insomma, si insegnasse matematica in varie epoche storiche, quali fossero i libri di testo e quali fossero gli autori principali che si sono occupati della comunicazione della matematica attraverso l'insegnamento, insomma, che spesso sono stati anche dei matematici rilevanti, insomma, anche se non sempre. Alcuni hanno fatto, per esempio, soprattutto nel Settecento, piuttosto una vita come accademici, diciamo, come studiosi indipendenti. Mi ha sempre appassionato questo argomento, che mi ha fatto a volte trascurare anche nei studi un poco più attinenti alla mia formazione su Lagrange, su Monge, su Vitali, eccetera, perché mi sembrava questo un argomento poco esplorato
e quindi bisognoso di interventi, sia pure diciamo iniziali, per certi aspetti, ma insomma che potessero aggiungere qualcosa di più a quello che invece si potrebbe aggiungere studiando, non so, Lagrange, studiando Fourier, eccetera. Beh, questo volume è uscito e adesso ha collaborato anche quella che è stata prima una mia laureanda e poi una mia, diciamo, dottoranda, eppure dottorata, che è Elisa Patrignani. E l'argomento che era rimasto un po' ai margini di questo volume, sulla storia degli insegnamenti matematici, riguardava proprio un po' le scuole tecniche, che è stato argomento di approfondimento, diciamo, dei suoi studi, del dottorato di ricerca. Da questo interesse per la storia dell'istruzione tecnica è venuto fuori una particolarizzazione, cioè quali sono, diciamo, prima che l'istruzione tecnica diventasse in qualche modo patrimonio degli insegnamenti, cosa che è successo, diciamo, in seguito alla rivoluzione industriale, quindi nell'Ottocento, quali erano, diciamo, i prodromi, in che modo si insegnavano alla matematica, diciamo, a quelli che poi non sarebbero stati insegnanti o non sarebbero stati ricercatori, nel caso, diciamo, positivo. E allora, quello che è venuto fuori è che in molti casi, diciamo, gli insegnamenti matematici impartiti nelle scuole, per essere organizzati per prima, sono stati quelle nelle scuole militari. Da qui un volume che è appunto appena uscito, con le edizioni del Mulino, nella collana, una collana importante, quella della storia delle università italiane del CISU. Ecco, questa è qualche notizia sulla collana, e vedete ci sono dentro, diciamo, diversi studiosi, veramente, diciamo, in un contesto interdisciplinare, cioè di storia estesa, diciamo, non di storia puramente politica o storia puramente istituzionale. Allora, scuole militari, diciamo, intanto, scuole militari vere e proprie, che prevedevano un insegnamento scientifico, e su cui poi verte il libro della Patrignani, che ha come sottotitolo Da Eugenio di Savoia a Napoleone, quindi riguarda il 700, il primo 800, facendo dalle esperienze di questi due grandi generali, Eugenio di Savoia a Soissons e Napoleone Bonaparte. E prima di questo cosa c'era? C'erano naturalmente degli insegnamenti che riguardavano quelli che poi volevano accedere alle armi, però, diciamo, non c'era, per esempio, una vera e propria formazione di tipo genio militare o di artiglieria. Questi compiti, diciamo, specialistici erano assolti da maestranze civili. Ecco, anzi, il termine ingegnere nasce proprio in ambiente militare, intendendo quelli che appunto preparavano fortificazioni e anche l'assalto delle fortificazioni, quindi l'artiglieria. Comunque una certa formazione, diciamo, generale era necessaria per chi volesse fare il ruolo ufficiale, che in genere provenivano da famiglie di nobili, oppure in genere da rami cadetti delle famiglie nobili, e che studiavano nei collegi di istruzione. Per quanto che riguarda l'Europa cattolica, questi collegi erano quelli dei gesuiti principalmente, ma anche quelli di altri ordini religiosi, somaschi, gli scolopi e altri. Ecco, quindi diciamo all'inizio dobbiamo cercare quelli che si sono occupati di matematica, tra gli ufficiali, ecco, non ancora ufficiali tecnici specializzati, però ufficiali importanti nell'ambito
la loro formazione nell'ambito di questi collegi. Ecco, in particolare, lo sapete tutti, conoscete la guerra dei 30 anni che ha insanguinato l'Europa dal 1619 fino alla pace di Westfalia. Ecco, i due capi militari, diciamo, delle milizie cattoliche, Wallenstein e Piccolomini, avevano studiato tutte e due, diciamo, nei collegi dei gesuiti. Ecco, e Eugenio di Savoia invece è l'argomento con cui cominciamo, e appartiene pure a lui, a un ramo cadetto della famiglia di Savoia, e diventa celebre quando, appunto, nella guerra di successione spagnola, guerra di successione che purtroppo sono state combattute in Italia, libera Torino dall'assedio degli austriaci, degli imperiali, nel 1706. Ecco. E a questo punto, diciamo, si capisce che non solo in Italia, ma diciamo un po' in tutta l'Europa continentale, ecco, che è necessario avere delle milizie, diciamo, che siano parte dell'esercito e che siano, diciamo, però formate in modo specialistico, le cosiddette armi dotte, no? Quelle che poi saranno chiamate le armi dotte, il genio e, diciamo, l'artiglieria. Ecco, questa storia riguarda la storia degli insegnamenti matematici, riguarda quindi il Settecento, e riguarda i principali stati in cui l'Italia era allora divisa, che sono appunto il Ducato, poi il Regno di Sardegna, con Piemonte, la Repubblica di Venezia, che allora comprendeva anche una parte dell'attuale Lombardia, e il Regno di Napoli, comprendeva anche la Sicilia. Ecco, questi tre erano gli stati più importanti, accanto c'erano i Ducati, il Granducato di Savoia, che era, insomma, relativamente più piccoli, e poi c'era lo Stato della Chiesa. Lo Stato della Chiesa si avvaleva di personale militare mandato da altri paesi per difendere, appunto, il potere temporale dei papi, dalla Francia, dalla Spagna, cioè, quindi non aveva un sistema, diciamo, di formazione raffinato come negli altri tre stati. Allora, diciamo, il libro riguarda proprio i collegi per, diciamo, la formazione matematica nel Ducato, poi Regno di Sardegna, nella Repubblica di Venezia e nel Regno di Napoli. Ecco, e allora si comincia quindi una parte Torino, quindi Torino, che appunto c'è, cioè, prima, diciamo, con la riforma di Vittorio Amedeo II, l'idea di potenziare l'insegnamento universitario con studi di carattere militare, e viene chiamato Ercole Corazzi, un matematico dell'Università di Bologna, esperto proprio di questi settori. Poi si dà luogo, diciamo, a una vera e propria scuola per artiglieria e genio, con il Bertola nella fine degli anni 30. Ecco, è da notare che, insomma, i vari passaggi e potenziamenti di queste scuole militari, diciamo, specialistiche, di queste scuole di artiglieria e genio, siano da collegare proprio alle grandi guerre del Settecento, che appunto vengono combattute poi in Italia: la guerra di successione spagnola, la guerra di successione polacca e la guerra di successione austriaca. Ecco, in questi momenti si potenzia l'insegnamento nelle scuole di artiglieria e genio, e anche la parte che riguarda la matematica. Per Torino è molto interessante che, appunto, in seguito alla riforma di Papacino d'Antonio nel 1755, Lagrange viene chiamato a collaborare, scrive un manuale di cui è stata fatta recentemente l'edizione critica, recentemente, la professoressa Borgato, sono ormai qualche decennio, il recente carattere, diciamo, relativo. Ecco, questa
E poi dopo ci sono tutta una serie di volumi, di opere, appunto dello stesso Papacino D'Antoni, di altri personaggi, di Morelli, eccetera, che appunto illustrano questa scuola, che è una scuola separata dalle università, dove si insegna il calcolo differenziale, prima che appunto si insegnasse spesse volte nelle stesse università. Ecco, quindi questa è un po' la situazione di Torino, una scuola di formazione specialistica, diciamo, per artiglieria e genio, e lì naturalmente nei capitoli adesso dedicati alla dottoressa Cadegnani ha illustrato i libri di testo, le modalità di insegnamento, eccetera. Ecco, l'altro collegio che viene preso d'esame riguarda la Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia, per le truppe di terra, faceva riferimento alla città di Verona, che era una piazza forte militare e poi è continuata ad essere una piazza forte militare importante. Su questo operava Anton Maria Lorgia, questo personaggio che vedete. Lui era un dalmata, che poi, come allora, parte della Dalmazia, faceva parte della Repubblica di Venezia, e che appunto era interessato alla matematica, ha scritto anche opere originali, è stato membro di accademie internazionali, quindi un personaggio di rilievo anche nell'ambito degli studi matematici. Anche in questo caso viene preso in esame come era organizzato questo collegio, cosa si insegnava, aritmetica, algebra, eccetera. Cosa curiosa, ovviamente si insegnava anche per esempio la geografia, il disegno prospettico, le fortificazioni, le macchine, eccetera, mentre non si insegnava il calcolo differenziale, di cui pure Lorgia era abbastanza esperto, insomma, scritto delle cose che riguardavano. Ecco, questo qui è una slide che dava un'idea di quello che sono stati i libri di testo, vedete, piuttosto catalogati, quindi la presenza di un lavoro coscienzioso, questo della dottoressa Lugaresi, Mantegnani, e questo, diciamo, è il secondo quadro, quello che riguarda la Repubblica di Venezia. Il terzo quadro riguarda Napoli, quindi diciamo gli insegnamenti a Napoli, collegio militare, anche lì che si sviluppa soprattutto quando dopo la soppressione dei gesuiti, e qui il personaggio, diciamo, fondante un po' degli studi matematici, un matematico tutt'altro che secondario, si chiama Niccolò De Martino. Era di una famiglia di matematici, anche il fratello era un matematico, era stato in Spagna, quindi aveva un'esperienza anche internazionale, e lui scrive dei libri di testo che, piccola parte però, quella parte che è rimasta inedita, riguardano il calcolo differenziale. Quindi, insomma, si insegnava algebra, geometria, applicazioni della meccanica, eccetera, però lasciando, insomma, c'è ancora questo ritegno che tra l'altro continuerà nelle scuole tecniche anche dell'Ottocento, perché insomma si ritiene che il calcolo differenziale sia una disciplina, diciamo, avanzata, troppo avanzata, ma in realtà, diciamo, il problema era che la meccanica non si può fare seriamente senza calcolo differenziale, se uno vuole rendere operativo. Ecco, allora, questa è la situazione, diciamo, che riguarda la prima parte del volume della Padegnani, che descrive la situazione fino a quando, appunto, arriva in Italia le armate, l'armata d'Italia guidata da questo giovane generale, appunto Napoleone Bonaparte, il quale aveva fatto invece proprio degli studi di artiglieria e aveva dimostrato un talento non secondario nei riguardi della matematica. Poi dopo, quando con il colpo di stato del 18 Brumario si creò il Senato, chiamerà appunto a farne parte matematici come Lagrange, come Laplace, che fu anche ministro degli interni, e come Monge, che l'aveva accompagnato nella sua campagna d'Italia. Ecco, allora, che cosa succede? Succede che, diciamo, praticamente tutto il quadro politico italiano viene sconvolto,
il Piemonte e la Liguria vengono annessi direttamente prima alla Repubblica Francese e quindi poi all'Impero Francese, l'impero. E invece, diciamo, la Repubblica di Venezia prima viene ceduta in parte all'Austria, poi dopo viene conglobata in quello che è il Regno d'Italia, sempre presidente, poi re Napoleone, prima presidente della Repubblica Italiana, poi re d'Italia, che comprende, diciamo, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia e una parte anche delle Marche. Ecco. Qui, diciamo, il collegio di riferimento diventa il collegio di Modena. Perché il collegio di Modena? Perché appunto con l'occupazione, la prima occupazione di Verona, la città di Verona era rimasta divisa tra gli austriaci diciamo, e la Repubblica Cisalpina, filo francese, e quindi si creò questa necessità di spostare la scuola di applicazione. Tanto l'Ordine era morto e viene spostata a Modena, dove appunto c'è questo allievo, collaboratore di Loglia, che è Leonardo Sandemi, che organizza il trasferimento, diciamo così, a Modena. Ecco, quindi la scuola di Modena è una scuola importante, anche perché abbiamo una serie di volumi che sono stati creati per l'ammissione alla scuola, è un po' come l'idea della scuola politecnica. Le scuole politecniche c'entravi con un esame di ammissione. Questo esame di ammissione doveva comprendere argomenti che non erano nei curricula generali, quindi ti dovevi preparare appositamente. E qui i libri per prepararsi appositamente, diciamo, erano appunto questi che sono stati indicati, e questi erano stati già studiati a suo tempo da Riccardi, poi dai nostri amici di Modena, eccetera, quindi, e comprendono anche, diciamo, no, questo qui, scusate, questo è Modena, sì. Invece, queste comprendono anche le opere di Ruffini, eccetera. Ecco, questo invece che vi faccio vedere, qui sono i libri che vengono usati nella Scuola Politecnica di Napoli. Ecco, Napoli rimane quindi ancora questa tripartizione, diciamo, dell'Italia. Parte che dell'impero Piemonte, Regno d'Italia con Milano, Bologna, Venezia, e abbiamo visto qui di Modena, e poi Regno di Napoli, che è affidato prima al fratello di Napoleone, a Giuseppe, e poi a Gioacchino Andrea. È un riformatore e quindi crea una scuola politecnica sul modello di quella francese, che serve poi all'ammissione nelle scuole di specializzazione, quindi o ponti e strade, oppure la vera e propria carriera militare. Anche in questo caso, come vi avevo detto, per Modena ci sono una collana di volumi, in questo caso sono volumi di testo per la scuola, quindi non per l'ammissione della scuola, che sono piuttosto importanti. Ecco, tra questi di Ferdinando De Luca e quelli di analisi di Ottavio Colecchi, che sono due figure importanti nella storia della matematica, non solo in Italia. Colecchi, per esempio, poi andò un po' un perseguitato politico in seguito a questa adesione ai governi, diciamo, napoleonici, e andò a insegnare a San Pietroburgo. Anche Ferdinando De Luca non se la passò bene. Ecco, beh, questo qui invece alla Modena l'abbiamo passato, e questa, diciamo, è quindi la seconda parte, questa qui. Quindi, che cosa è successo nel periodo napoleonico? C'è stato riassumendo, diciamo, in questo caso il modello francese che sarà affermato con la Rivoluzione francese, quindi con la creazione dell'École Polytechnique come scuola preparatoria poi per la vita militare o per l'attività di ingegnere civile, ecco, viene un po' preso da modello per una riforma diversa, insomma, perché appunto sul piano istituzionale non è che questi tre governi siano poi la stessa cosa, anche se facevano i primi due, Regno d'Italia e
impero, riferimento diretto a Napoleone, e l'altro a un generale di Napoleone che era Gioacchino Murat. Quindi, però sul piano istituzionale sono abbastanza diversi, sono un po' diversificati, e questo qui poi avrà una conseguenza anche storica nel periodo, diciamo, successivo, che invece è un po' esula da questo volume. E che però è un argomento che è stato studiato precedentemente anche dalla professoressa, dalla dottoressa Padegnani, che in parte si ritrova nel volume che ho scritto io con alcuni capitoli condivisi, Storia degli insegnamenti matematici. Ecco, volevo concludere con queste osservazioni. Diciamo, ho accettato di parlare di questo argomento e presentare questo libro non con scopi esclusivamente pubblicitari, ma perché mi pare che il modello degli studi affrontati e della loro realizzazione possano servire per di esempio. Quindi, insomma, che cosa vorrebbero fare anche le persone che hanno un certo interesse storico? Vedere, studiare le simbole del proprio territorio, anche la storia della propria scuola, quali sono stati i docenti di matematica. Spesso, insomma, sono notizie frammentarie, ci sono libri di testo che si trovavano in qualche mercatino, oppure sono stati tramandati dai nonni che lui aveva studiato, sì, su questo qui. Allora, questo tipo di, diciamo, di cultura legata al territorio, legata alla propria scuola, non mi sembra da disprezzare, diciamo, mi sembra anche utile da suggerire a chi, appunto, non si voglia dedicare, come purtroppo in Italia spesso accade, a dispute astratte di questioni metodologiche, ma che voglia invece, diciamo, stare sul campo, cercare di fare delle verifiche di quello che è stato la propria disciplina e l'insegnamento della propria disciplina nei tempi passati. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. Poi, insomma, se qualcuno fa domanda, c'è la dottoressa Padegnani che vi può rispondere. Intanto io vi ringrazio per questa ulteriore attenzione che mi avete dedicato. Grazie. Sì, io volevo solo aggiungere qualche parola di ringraziamento. Beh, innanzitutto voglio ringrazio il professor Pepe per la presentazione del libro, ma lo voglio anche ringraziare per l'appoggio che mi ha fornito sia in fase di reperimento delle informazioni sia durante la redazione vera e propria del libro. Le ricerche sono state possibili anche grazie al concorso generoso di diversi studiosi. Alcuni di loro sono qui presenti, come la professoressa Borgato, la professoressa Fiocca e la professoressa Melangasca. Sicuramente ho dimenticato qualcuno, comunque devo ringraziare anche il personale di tutte le biblioteche, in particolare della sezione manoscritti e degli archivi che ho frequentato. L'indagine più archivistica, più complicata, si è rivelata quella riguardante i territori italiani annessi all'impero francese, per i quali ho dovuto fare riferimento a materiali conservati a Parigi ed esaminati per la prima volta. Spero che i risultati di questo lavoro possano servire ad illustrare tratti poco conosciuti e rilevanti della storia degli insegnamenti matematici nel Settecento e nel periodo napoleonico. Vi ringrazio e rimango a disposizione per chi volesse pormi eventuali domande. Molte grazie sia della presentazione sia e complimenti per questo lavoro impegnativo che, diciamo, ha avuto la sua conclusione recentemente con la pubblicazione di questo importante volume. Volevo sapere se ci sono interventi. Posso solo dire che sono arrivata in ritardo perché pensavo alle 2:30, non so se è stato detto 2:30 e io l'ho preso. E quindi sì, è stato detto per errore 2:30, ma era le 2, poi è stato mandato un messaggio
di sono andata a pranzo. Comunque, Sandra, sei stata citata, ti ha ringraziato anche Elisa, diciamo, no, e il volume tu lo conosci. Ecco, Luigi ha fatto una presentazione. Wow. Del contenuti per sommi capi, ma anche per dare un'idea complessiva. E quindi, diciamo, se non ci sono altri interventi, io apro la sessione delle comunicazioni con, adesso voglio controllare il programma perché non voglio sbagliare. Ecco, con il contributo di Nicola Palladino dell'Università degli Studi di Perugia. Benvenuta Nicola. Buonasera. E Nicolina Pastena dell'Università degli Studi di Salerno, che dopo una, diciamo, un'introduzione iniziale in cui credo, insomma, comunicheranno alcune scelte metodologiche, ma diciamo quello che loro presentano sono due laboratori che partono da condotti riferimenti storici durante i differenti secoli, ma a partire da oggetti matematici specifici. Ecco, e questi oggetti matematici sono i poligoni stellati e la retta di Simpson-Wallace. Sì, buonasera. Prego. Allora, ho messo in condivisione il mio schermo, se mi date conferma che si vede. Sì, si vede bene. Ok, grazie. Allora, la presentazione appunto per titolo Itinerari storici nell'insegnamento della matematica, perché vorrei adesso presentare due laboratori, laboratori di matematica che sono stati condotti nell'ambito dei licei matematici e in cui ho utilizzato prevalentemente la storia dello sviluppo di alcuni concetti per riuscire ad integrare appunto la matematica con la sua storia, quindi l'insegnamento della matematica supportato dalla sua storia. Non sto in realtà qui a soffermarmi su quali possono essere gli utilizzi in generale, tanti utilizzi che si possono fare in classe nell'insegnamento della storia della disciplina, né quali sono i vantaggi né quali sono i problemi epistemologici. Quello che ho cercato di fare, anche con il supporto della collega Passena, che oggi non è potuta essere presente, è quella di utilizzare la storia della matematica, di ripercorrere in modo opportuno la storia di alcuni concetti di matematici in ambito laboratoriale per esplorare itinerari ed intuizioni, soprattutto alla base delle scoperte dei concetti stessi. Quindi è stata utilizzata la storia come strumento didattico per favorire l'apprendimento efficace, come prodotto a cui si perviene mediante un duplice approccio, quello operativo e quello strutturale. D'altra parte, uno dei limiti nell'apprendimento della matematica insegnata in classe sembra essere spesso il suo presunto carattere di impersonalità, atemporalità. Allo studente solitamente vengono mostrati solo i risultati finali di lunghi processi, a lui preclusi, ed è quindi naturalmente indotto ad una predisposizione negativa molto spesso nei confronti della disciplina, perché la crede una disciplina perfetta, nata già perfetta, in cui lui stesso non può avere margine di errore. Ho portato avanti diversi laboratori che hanno utilizzato la storia della matematica, quindi tenendo presente queste premesse. In alcuni di essi abbiamo utilizzato la figura di Fibonacci, prendendo anche alcuni problemi dei Liberabaci, oppure abbiamo trattato la storia del limite la storia del concetto del limite in alcune lezioni di calcolo infinitesimale. Quelli che presento invece oggi sono due problemi, due percorsi storici di geometria elementare.
uno incentrato sullo sviluppo del concetto del poligono stellato e l'altro invece sulla retta di Simpson-Wallace. Perché questa scelta? La scoperta dei poligoni stellati probabilmente è partita dall'osservazione che questi oggetti, poligoni stellati, ma anche poliedri stellati, l'osservazione di questi oggetti in natura. E ci sono voluti secoli prima di arrivare a una precisa identificazione di questi oggetti come soggetto matematico, con inequivocabili definizioni e accurate proposizioni. Questi oggetti affascinavano soprattutto per le loro simmetrie, per le combinazioni che se ne potevano fare, e spinsero gli artisti a creare dei pattern sempre più articolati, richiedendo aiuto ai matematici per l'elaborazione progressiva dello studio di questi oggetti, in modo da poterne vedere le regolarità, per poterne vedere le proprietà e per generarne quindi di nuovi. L'itinerario invece sulla retta di Simpson-Wallace e sulle sue generalizzazioni prende spunto invece da un altro percorso che nasce con la risoluzione di un problema, ma coinvolge poi dal punto di vista della geometria tanti altri concetti come il punto di Clifford, il cerchio di Feuerbach e del risultato didatticamente molto interessante. Perché per lo stretto legame che in realtà si ha tra la retta di Simpson-Wallace, che dopo vi illustrerò, e le ipocicloidi. E questo quindi un esempio di geometria elementare, nel senso che non richiede particolari requisiti per essere studiato, però non può dirsi certamente banale ed è quindi particolarmente indicato anche per la formazione dei docenti. Che mi mostra appunto quello incentrato sul concetto di poligono stellato. Noi oggi abbiamo una definizione di poligono stellato che è la seguente. Se prendiamo una circonferenza, la suddividiamo in n parti uguali mediante n punti equidistanziati, possiamo scegliere di unire questi n punti successivamente e in tal caso avremo un poligono regolare convesso. Se scegliamo di congiungere gli n punti a due, abbiamo ad esempio questo poligono, che è un poligono stellato. Possiamo scegliere di congiungere i punti di 3 in 3, di 4 in 4 e così via, e stiamo così definendo un poligono stellato di ordine n e specie h, dove appunto h individua il salto che facciamo tra un vertice e l'altro. In questo caso, ad esempio, abbiamo un poligono di ordine 5, quindi a 5 vertici, ma di specie 2, perché abbiamo congiunto i punti di suddivisione della circonferenza di 2 in 2. Come detto, questi oggetti furono studiati dagli artisti per il loro fascino, per le loro simmetrie. I primi matematici in Occidente che affrontarono uno studio furono Adelard d'Abbat, subito dopo Brad Wardin, fino ad arrivare a Keplero. Come abbiamo impostato il laboratorio? Questi oggetti furono molto studiati, molto indagati, come detto dagli artisti e dagli artigiani. Abbiamo quindi presentato ai nostri studenti molte immagini di opere artistiche e architettoniche in cui venivano utilizzate delle figure stellate, come queste che potete vedere. Questo abbiamo scelto periodi diversi, abbiamo scelto elementi provenienti anche geograficamente da mondi diversi, per far vedere, per mostrare anche la diffusione di queste figure. Ad esempio questo è un decoro del XIII secolo, qui abbiamo una volta dell'Alhambra granata del XIV secolo, ancora un decoro del XVII secolo,
un soffitto arabo della Cappella Palatina a Palermo del XII secolo, fino a pervenire a anni più vicini a noi, come le bellissime architetture della Sagrada Famiglia Barcellona di Gaudì, e ancora una cupola del Museo dell'Arte Islamica a Qatar del 2000. Ora vengono impiegati questi decori. Per ora li chiamiamo decori a forma di stella. E quindi il suo primo impatto con queste decori a individuare. Dopodiché, dopo l'individuazione di queste figure, ai ragazzi sono state fatte delle domande guida, delle domande stimolo. Sono state presentate inizialmente queste due immagini, senza dire loro null'altro, e abbiamo chiesto se secondo loro queste figure potevano essere dei poligoni. Stiamo parlando in questo caso di ragazzi di un secondo anno di liceo classico, che avevano quindi già studiato sia nella scuola secondaria di primo grado, ma sia al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, la geometria dell'idea. Abbiamo loro chiesto se queste figure potessero essere riconosciute come dei poligoni. E in tal caso di che tipo di poligoni si trattasse? Loro vertici, i lati e gli angoli, di cercare, anche con l'aiuto del goniometro a loro disposizione, di individuare, provare a tracciarne le diagonali e di provare a individuarne gli angoli esterni. Cosa è emerso? È emerso che il primo problema già ci ha dato l'occasione di iniziare un lavoro improntato su una metodologia come se loro si sono sentiti, abbiamo dato loro il compito di diventare ricercatori. Ossia, il primo problema è stato proprio cercare di capire se queste due figure potessero essere dei poligoni. La maggior parte degli studenti, ma analoga richiesta è stata fatta in un secondo momento agli studenti del corso di laurea in scienze della formazione, e i risultati non sono stati molto diversi. La maggior parte degli studenti hanno individuato la seconda come poligono, escludendo la prima. Adducendo la causa di ciò al fatto che la definizione di poligono che avevano studiato, che avevano ritrovato nella loro carriera di studenti, era che il poligono è delimitato da una poligonale, tutta la zona di piano delimitata da una poligonale chiusa non intrecciata. Dopodiché gli abbiamo dato il compito di cercare nuove altre definizioni di poligono e cercare di capire se fossero equivalenti o meno. Dopo un percorso durato qualche giorno, abbiamo concordato sul fatto che la definizione di poligono non è unica, e abbiamo scelto una nuova definizione di poligono in cui non era presente, non venivano escluse le poligonali intrecciate. Allora, a quel punto abbiamo potuto considerare poligono anche questa prima figura, e considerando questa prima figura come poligono abbiamo potuto iniziare ad osservarne le caratteristiche, quindi di che tipo di poligono si tratta, quali sono gli angoli interni, quali sono gli angoli esterni, se siamo in grado di tracciarne le diagonali e così via. Ed è questo più o meno un percorso analogo a quello che è successo nella storia, perché prima di iniziare a riconoscere questa figura come poligono ci sono voluti dei secoli. I ragazzi hanno potuto approcciare a queste figure anche lavorando materialmente. Perché? Perché lavorando effettivamente con abbiamo dato loro delle tavole suddisegnate delle circonferenze in cui degli spilli delimitavano appunto, andavano a costituire dei punti equispaziati sulla circonferenza. Loro hanno potuto avvolgere dei fili di lana intorno a questi chiodini per cercare di capire quando fosse allora costruibile
un poligono e quando invece quello che usciva fuori da questa operazione non fosse un poligono. E si sono quindi accorti del fatto che poligoni potevano uscire solo quando c'era un collegamento, una relazione tra il numero, quindi n, l'ordine dell'oggetto, e h, il salto fatto per collegare un punto con l'altro, e quindi hanno anche sperimentato materialmente, hanno trovato materialmente delle condizioni di costruibilità di questi oggetti. Cosa è stato fatto subito dopo? Sempre in base alle domande stimolo che sono state loro date, abbiamo scoperto che i ragazzi avevano un'enorme difficoltà a tracciare le diagonali delle figure che avevamo loro dato, e abbiamo riscontrato questa difficoltà, siamo riusciti a far risalire questa difficoltà al fatto che durante il percorso di studi, seppur alcune definizioni e alcuni teoremi vengono dati per poligoni in generale, molto spesso si abbandonano subito dopo i poligoni concavi e si lavora quasi esclusivamente con i poligoni convessi. Quando abbiamo loro chiesto di tracciare le diagonali per entrambe di queste figure, hanno avuto enormi difficoltà e hanno escluso a priori le diagonali che venivano tracciate all'esterno delle figure. E l'hanno giustificato anche per iscritto con il fatto di dover trarre delle diagonali esterne. Un altro problema l'abbiamo riscontrato anche nel dover capire quali fossero i dati di questi. E cinque angoli della stessa ampiezza, per cui l'abbiamo potuta classificare come poligono regolare. Ma la nostra indagine non si è fermata qui, perché abbiamo loro fatto ripetere quanto ad una circonferenza. E le condizioni affinché un poligono possa essere iscritto, circoscritto ad una circonferenza. E nel caso, loro si hanno ripetuto, sono andati a ripetere cose che avevano già studiato e le hanno dovute questa volta riportare, vedere se potessero essere riportate a questi poligoni stellati che avevamo introdotto, perché avendo detto le condizioni di regolarità studiate sui poligoni convessi, è possibile che possano essere riportati anche a questi nuovi poligoni appena introdotti. E hanno scoperto, quindi, sono riusciti a trasformare i teoremi che avevano studiato relativamente a poligoni iscritti e circoscritti ad una circonferenza anche a questi nuovi poligoni stellati. Quindi dal teorema un poligono può essere iscritto in una circonferenza se solo se gli assi dei suoi lati si incontrano tutti in uno stesso punto, si sono resi conto che gli assi del poligono stellato coincidono con le sue bisettrici. E quindi il teorema si è trasformato in: un poligono stellato può essere iscritto in una circonferenza se solo se le bisettrici dei suoi angoli si incontrano nello stesso punto.
ma l'indagine è andata avanti e ci siamo riallacciati ai primi due studiosi dei poligoni stellati, quindi Adelard d'Abbat e Bradouardin. Perché noi sappiamo che un poligono convesso, la somma degli angoli interni si calcola moltiplicando pi greco per il numero dei vertici n-2. Questo teorema nel caso di un poligono stellato può essere generalizzato e diventa che la somma degli angoli interni è uguale al prodotto di pi greco per il numero vertici, quindi n, meno due volte a. Quindi due volte la specie. Come sono arrivati gli studenti a questa nuova formula? Gli studenti sono arrivati grazie allo studio di alcuni passi di Adelard d'Abbat, in cui la legge non veniva data, ma Adelard studiava alcuni casi specifici. Studiava il caso specifico di n uguale 11 e h uguale 2, di n uguale 11 e h uguale 3, di n uguale 11 e h uguale 4, e dava direttamente la somma degli angoli interni di questi particolari poligoni. Aiutandoci con Cabri, i ragazzi, ma anche gli studenti, gli scienze della formazione a cui è stato sottoposto, appunto, come dicevo, questo percorso, sono arrivati a una generalizzazione dei poligoni stellati. E hanno anche potuto constatare quanto diceva Bradouardin, cioè che per passare da un poligono stellato a quello successivo, la somma degli angoli interni si calcola semplicemente sommando 2R, quindi 180 gradi, alla somma degli angoli interni del poligono precedente. Ma questo ha aperto altri percorsi, perché abbiamo così capito che mentre per i poligoni regolari convessi con cui i ragazzi erano abituati a lavorare, solo il triangolo, ad esempio, ha angoli interni della somma di 180 gradi, in questo caso noi possiamo avere infinite figure regolari stellate la cui somma degli angoli interni è 180 gradi, e questo vale per ogni somma data. Cosa hanno sperimentato? Hanno sperimentato che trovando la formula inversa della formula che avevano ricavato loro, hanno potuto constatare che fissando H, fissando la specie, oppure fissando N, l'ordine, io posso ricavare H. Quindi al variare di N, quanti punti voglio, quindi qualsiasi sia l'ordine del poligono stellato, io posso ricavare sicuramente una specie che mi permette di avere la somma degli angoli interni data. Quindi, ad esempio, 180 gradi, nel caso voglio riprodurre una figura degli angoli interni analogo, apre infinite attività, non tutte sfondate, perché si può passare al dimensionale, lavorando quindi con i poliedri stati. Si può lavorare su soluzioni, trasformazioni, si può si possono introdurre ragazzi alla dualità. Si possono adoperare poligoni stellati così come fece il matematico polacco Brosz.
La retta di Simpson-Wolos. Che cos'è la retta di Simpson-Wolos? Se è un triangolo iscritto in una circonferenza, da un qualsiasi punto della circonferenza P posso tracciare le tre perpendicolari ai tre lati del triangolo o eventualmente ai suoi prolungamenti. Queste tre perpendicolari si incontrano queste tre perpendicolari, i punti di intersezione con i tre lati di Simpson-Wolos. Ora, questa procedura in realtà relativa a un triangolo può essere per ricorsione ampliata anche a poligoni a quattro lati, a cinque lati e così via. E, quindi con un procedimento di tipo ricorsivo, omettendo di volta in volta dei punti, che però non sto qui a mostrarvi nel dettaglio. Qual è la cosa affascinante? Consideriamo ora una curva, la curva ipocicloide. Come sono fatti gli ipocicloidi? Gli ipocicloidi sono delle curve piane di circonferenza. Il punto P descrive appunto le ipocicloidi. Se il raggio della circonferenza interna è un terzo del raggio della circonferenza esterna, la curva che viene descritta si chiama ipocicloide a tre cuspidi. Nel 1857 Steiner descrive l'inviluppo della retta di Simpson-Wolos relativa a un triangolo e mostra che questa è una ipocicloide tricuspide. In realtà mostra che è proprio una ipocicloide tricuspide, lui la chiama quartica, lui dice che è una quartica, ed è il matematico italiano 64 che invece prova l'equivalenza della quartica di Steiner con proprio la ipocicloide tricuspide attraverso un metodo puramente geometrico. Generalizzando la retta di Simpson-Wolos, però, otteniamo altri risultati notevoli. Se noi proviamo a tracciare l'inviluppo della retta di Simpson-Wolos non di un triangolo, ma di un quadrilatero regolare iscritto in una circonferenza, quello che otteniamo è una ipocicloide a quattro cuspidi, cioè un astroide. E potremmo ancora andare avanti, ad esempio, se noi iscriviamo in una circonferenza un pentagono regolare o un esagono regolare e poi con un semplice software di geometria dinamica proviamo a realizzarne gli inviluppi. Quelle che escono fuori sono delle immagini affascinanti, ricche di simmetria, su cui ci si può riagganciare per altre ancora per introdurre altre nozioni matematiche e geometriche. Ma anche questi oggetti così disegnati hanno hanno avuto nell'arte un loro ruolo, come si può vedere quando affianchiamo alcuni reperti custoditi presso i musei, in questo caso ad esempio il Metropolitan Museum of Art, un oggetto la cui datazione tra il IX e il XIV secolo, quindi alcuni ornamenti, o ancora, come si può vedere, oggetti anche più antichi. Con la retta di Simpson-Wolos ci possiamo accostare a codici più elementari, come ad esempio la retta di Eulero, che è la retta su cui giacciono l'ortocentro, il baricentro, il circocentro di un triangolo. Insomma, questo per dire che problema storico, possiamo dire, ripercorrendolo, possiamo aprirci ad infinite possibilità. Quindi concludo, non so il tempo a disposizione, però... Sì, concludo. È quasi scaduto. Sì, dicendo che appunto la datazione storica può fornire degli spunti utili per la formazione dei docenti ed eventualmente per la realizzazione
creazione di attività didattiche incidenti. Dal punto di vista storiografico, manca una di tutta una serie di problematici di primo piano. Hanno avuto anche frequenti intersezioni con ambiti di ricerca più avanzata. Quindi una buona trattazione di matematica elementare dovrebbe, a nostro parere, avere anche la caratteristica di significativi contatti con la ricerca attiva. E qui concludo, così. Molte grazie Nicla di questa presentazione di laboratori anche con, diciamo così, suggestivi, con delle immagini così suggestive. Avrei una piccola, però voglio sapere prima se ci sono delle richieste di interventi. Sembra di no. Allora, niente, volevo semplicemente dire che anche considerando oltre i cicloidi, le epicicloidi, quelle che rotolano, nate dalla rotazione all'esterno, ecco, e magari anche considerando il caso in cui il rapporto tra il raggio che ruota e quello invece del cerchio su cui ruota non è razionale, ecco, allora si possono avere quelle traiettorie non chiuse, ecco, che poi sono quelle dei moti relativi dei pianeti osservati della Terra, e poi si possono ottenere appunto con la somma di un numero finito di epicicli, no? Quei moti composti lungo gli epicicli. Quindi c'è un collegamento anche con l'astronomia antica. Ecco, un'altra cosa che avevo curiosità, quando hai citato Adelardo di Bath, ecco, siccome è noto come primo traduttore dall'arabo degli elementi di Euclide in latino, ecco, diciamo, questi documenti di cui tu hai riferito, cosa sono, diciamo, delle edizioni successive? Perché naturalmente lui ha lasciato dei manoscritti, ma diciamo, oppure studi che sono stati fatti su questi manoscritti. Allora, Adelard, quello che sappiamo, allora, queste cose relativamente ai poligoni stellati in realtà in un fascicolo dell'Ottocento di Boncompagni, che riporta lo studio di Adelard. Di Adelard la cosa è un po' strana, perché in una delle traduzioni di Euclide in realtà già ci sono delle cose sul pentagono stellato. È probabile che siano state aggiunte di Adelard da Bath e non di Euclide stesso, perché Euclide non parla di poligoni stellati, se non dell'immagine, ma intesa come appunto diagonali di un pentagono regolare. Quindi è sicuro che lui l'abbia trattate. E Boncompagni dice appunto che queste note sono a margine di una traduzione di Euclide, però io la traduzione originaria credo che lui si riferisca a una traduzione che è depositata a Parigi, per cui io non ho potuto effettivamente vederla e mi sono attenuta a quello che dice Boncompagni. Quindi probabilmente è un commento a margine a Euclide, sì. Va bene. Grazie anche di questo chiarimento. Se non ci sono altri interventi. No, c'è solo un apprezzamento che dice che ti ha già, di una persona che ti ha già ascoltato, diciamo, su questo tema. Ecco, e di apprezzamenti per i tanti spunti didattici. Grazie. Bene, grazie ancora. Allora, io adesso do la parola a Emilia Florio. Dell'Università della Calabria. Salve, buongiorno Emilia, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio. Diciamo, sarai stata presente, ma ti vedo adesso, diciamo, direttamente con la videocamera. Sì, quindi diciamo, la professoressa Florio parlerà di alcune riflessioni sulle coniche e quindi di percorsi, diciamo, sulle coniche secondo un approccio che è, se ho capito bene, esclusivamente sintetico, cioè come sezione di un cono, mentre diciamo solitamente nelle scuole viene presentato attraverso la loro azione, quindi la rappresentazione cartesiana, ecco, e quindi diciamo una proposta di introduzione delle coniche con la geometria elementare. Ecco, se poi ho detto qualcosa, ecco, ed è un percorso che mi dicevi
proposto per gli alunni delle scuole secondarie, ma anche i primi anni dell'università. Corso okay. di storia, però. Allora, prego, a te la parola. Una precisazione riguarda un po' il mio intervento, il collegamento tra le coniche viste come sezioni di un cono e le coniche viste come curve piane. Come okay. vedo lo schermo. Come si evince dal titolo, in questo intervento vorrei condividere con voi alcune riflessioni sulle coniche, tenendo conto di eventuali riflessi nel loro insegnamento. Generalmente nell'insegnamento della geometria si costruiscono le coniche o a partire da un cono, di cui esse sono sezioni, ricordando le proposizioni 11, 12 e 13 del primo libro degli elementi conici di Apollonio, per cui ad esempio la parabola è una sezione ottenuta intersecando un cono con un piano passante per il suo asse e poi con un secondo piano tale che la sua intersezione con la base del cono sia perpendicolare alla base del triangolo per l'asse e il diametro della sezione sia parallelo a uno dei lati del triangolo per l'asse. Oppure a partire da un piano di cui esse sono luoghi di punti. Ad esempio, una parabola è il luogo dei punti del piano equidistanti da un punto dato, detto foco, e da una retta detta direttrice. Ma che relazione c'è tra le coniche costruite su un piano e le coniche costruite su un cono? Come colleghiamo il modo di presentare le coniche come curve piane con quanto proviene dalla tradizione? Ecco, in questo intervento proverò a indicare alcuni elementi utili a formulare una risposta a questa domanda, cercandoli nella storia della matematica. Tenendo conto del tempo a disposizione, prenderò in considerazione una conica, la parabola, ma ovviamente il discorso è analogo per le altre coniche. Per quanto riguarda il passaggio dalle coniche come sezioni di un cono alle coniche come curve in un piano, uno tra i primi esempi in questa direzione si può trovare nel trattato Prodromi catoptricorum et dioptricorum sive conicorum operis libri quator priores di Claude Midorge del 1639. Claude Midorge è un autore poco conosciuto, di cui si hanno poche notizie. Nonostante il suo nome e riferimenti al suo trattato siano frequenti negli scritti di matematici a lui posteriori. Midorge è stato un personaggio molto noto nella Parigi culturale e scientifica degli anni tra il 1625 e il 1645, in particolare per le sue competenze e la sua presenza all'interno del circolo di Padre Marie Mersenne, che negli stessi anni raccoglieva presso il convento dei Platinini le persone più culturalmente più evolute. Nonostante questo, la persona e l'attività di Midorge non trovano ampio spazio nella letteratura corrente. Claude Midorge nasce, vive e muore a Parigi. Nasce in una delle famiglie più illustri, più ricche di Francia, occupando ruoli di prestigio anche nell'amministrazione pubblica. Conseiller au Châtelet, trésorier de France alla Généralité d'Amiens. Ma in realtà preferisce dedicare tempo allo studio della matematica e di altre discipline ad essa connesse, come l'astronomia e l'ottica. Descartes probabilmente nel 1625 e con lui instaura in breve tempo un rapporto solido che durerà per tutta la vita. Midorge è considerato da Descartes un amico prudente, un amico fedele ed è da lui ritenuto il primo matematico di Francia nel suo tempo. Le conoscenze e le competenze di Midorge sui problemi ottici e sulla costruzione di lenti paraboliche, iperboliche ed ellittiche, sono molto utili a Descartes. Nel 1639 Midorge pubblica la prima parte del suo trattato sulle coniche, composta da 4 libri e ritenuta da suoi contemporanei superiore ad altri libri sulle coniche.
La seconda parte del trattato, composta anch'essa di 4 libri, rimane manoscritta fino alla morte di Midorge e di essa successivamente si perdono le tracce. Nel monitum principale, una sorta di avvertimento al lettore, Midorge scrive che l'unica regola che serve alla lettura del suo scritto è la proporzione geometrica contenuta negli elementi di Euclide. Sempre nello stesso monito, riferendosi alle proprietà delle coniche, afferma che tutte le cose sono dimostrate da lui direttamente nel primo libro. Quelle stesse cose che sono state dimostrate da Apollonio indirettamente o per assurdo. E specifica che il suo obiettivo è diverso rispetto a quello di Apollonio. Mentre Apollonio ha soltanto disposto le coniche in maniera, dice lui, pura e astratta, lui invece ha considerato le coniche principalmente nei problemi di fisica e ha raccolto quanto Apollonio aveva disperso nei primi 4 libri, era una sua espressione, nel suo libro primo. Ora, l'obiettivo che Midorge intende perseguire è dare una lettura degli elementi conici traducendo ciò che riguarda le coniche e serve allo studio dei fenomeni naturali, in modo tale che vi siano solo dimostrazioni in forma diretta. Ciò spiega anche la sua enfasi nel sottolineare che la sua norma, il suo metodo, il suo strumento è la proporzione geometrica molto usata da Euclide negli elementi. Anche se il discorso di Midorge si articola seguendo il linguaggio classico, il suo intento è chiaramente diverso rispetto a quello di Apollonio. Il suo intento non è quello di presentare una teoria delle coniche, ma quello di insegnare a costruire le coniche, perché necessarie per risolvere problemi, in particolare problemi di fisica. E forse proprio davanti alle difficoltà poste da qualche specifico problema di riflessione, di rifrazione o di costruzione di qualche specchio o di qualche lente, Midorge si rende conto che non è importante tanto il fatto che la conica di cui si serve sia sezione di qualche cono, quanto il fatto di essere in grado di tracciare la conica su un foglio di carta, per poi tracciarla su un materiale più consistente e infine considerare il solido di rotazione che da essa si può ottenere. Solo dopo aver fatto questo potrà pensare di costruire uno specifico specchio o una particolare lente. Vediamo come Midorge costruisce la parabola. Alla costruzione premette la proposizione seguente. Si è dato un qualunque triangolo ABC. Rettangolo in B, due parti uguali nel punto D. Tracci la perpendicolare da C. Si conduce parallela ad AB. Metti la perpendicolare ad AC condotta per D nel punto E. Parti uguali nel punto F. Si trova su una parabola di vertice F verte e fuoco ubliquus A. Cerco di tradurre l'enunciato e la dimostrazione di questa proposizione, quindi delle altre che presenterò, in un linguaggio più vicino a quello utilizzato con gli studenti. Quello che vedete scritto in alto, l'angolo in B è retto, D è uguale a C, D è perpendicolare ad AC, C è parallelo a B, F uguale a FB. Il punto di intersezione di DE con AB. E tracciamo FH parallela a ABC. Passa per ovviamente il punto D e gli angoli in F e in H sono angoli retti. I triangoli FDA, HDC, sono congruenti per la proposizione 26 del primo libro degli elementi di Euclide, che conosciamo come secondo criterio di congruenza dei triangoli. FD è uguale a DH. I FGD e HDE sono congruenti sempre per la stessa posizione e quindi HE è uguale ad FG.
chiamo EI parallela a BC. Allora, HE è uguale a DF ed è uguale ad FG. ADG, rettangolo in D, si ha che FD al quadrato è uguale ad AF per FG. È uguale a DF, FD al quadrato è uguale ad AF per IF. Moltiplichiamo per 4 entrambe le quantità, è diversa, 2FD al quadrato è uguale a DF per 4AF. 2FD uguale ad FA ottiene A. Si trova sulla parabola di vertice F e fuoco A. E il fuoco di una parabola è F e il suo vertice. Dalla definizione classica di parabola data da Apollonio, possiamo dire che il quadrato dell'applicata dalla sezione al diametro all'asse è uguale al prodotto della distanza del punto di applicazione dell'ordinata dal vertice per il lato retto della sezione. In questo caso, EI è l'applicata dalla sezione al diametro o all'asse, nel punto I di applicazione. IF è la distanza dal punto di applicazione dell'ordinata, del punto di applicazione dell'ordinata dal vertice. 4F è il lato retto della sezione che Midorgi per primo chiama parametro. Quindi EI al quadrato è uguale a DF per il parametro. Dimostrata questa proposizione, Midorgi costruisce la parabola. Dati per posizione il fuoco, umbilicus, e il vertice, vertex di una parabola, descrivere nello stesso piano la parabola per punti. Ora seguiamo le indicazioni di Midorgi e costruiamo la parabola per punti utilizzando il software di geometria dinamica GeoGebra. Siano A il fuoco ed F il vertice di una parabola. Tracciamo AF e su di essa prendiamo il punto B in modo tale che sia AF uguale FB. Dal punto F tracciamo la perpendicolare ad AB e dal punto B tracciamo la perpendicolare ad AB. Su questa seconda perpendicolare che passa per B scegliamo quanti punti vogliamo C con I, ad esempio C1, C2, C3, C4, C5, C6. Congiungiamo ognuno di questi punti con A. Ogni segmento AC con I interseca la prima perpendicolare ad AB che abbiamo tracciato, quella condotta dal punto F, nei punti D con I. Quindi AC con 1 interseca la perpendicolare in D con 1, AC con 2 in D con 2 e così via. Ora dai punti C con I tracciamo le parallele ad AB. E dai punti D con I tracciamo le perpendicolari ai segmenti A, C con I. Quindi da D con 1 tracciamo la perpendicolare ad AC con 1, da D con 2 quella ad AC con 2 e così di seguito. Tali perpendicolari intersecano le parallele ad AB condotte dai punti C con I nei punti E con I. Quindi la perpendicolare condotta da D1 ad AC con 1 interseca la parallela da B condotta da C con 1 in E con 1. E così di seguito. Per la proposizione che abbiamo precedentemente considerato e che Midorgi ha dimostrato, i punti E con I si trovano su una stessa parabola di vertice F e fuoco A.
Ora, seguendo le indicazioni di Midoggio, possiamo costruire punti che stanno su una stessa parabola. Ma una volta costruiti questi punti, come li congiungiamo? Come passiamo da un punto all'altro? Usando riga e compasso? Questi punti, dice Midoggio, possono essere congiunti tracciando una curva equabili manus ductu. Potremmo tradurre con mano uniforme, con mano ferma, in modo continuo. Ecco, quello di Midoggio può essere ritenuto uno dei primi momenti in cui l'attenzione sulle coniche viene centrata sulla loro costruzione come curve piane. Nel passaggio dal primo libro del suo trattato, in cui le coniche sono presentate come sezioni del cono, al secondo libro, in cui dà una descrizione piana delle coniche, Midoggio mette in evidenza che le proprietà di cui godono le sezioni coniche e quelle di cui godono le rispettive curve del piano sono le stesse. Nel momento in cui esplicita il passaggio dallo spazio al piano, Midoggio generalizza i risultati classici, essenzialmente quelli di Apollonio. Le coniche sono considerate su un cono qualunque. Gli elementi conici di Apollonio costituiscono il fondamento teorico indispensabile per essere in grado di poter tracciare una conica in un piano. Il fatto che il diametro di una conica nel piano è lo stesso di quello della conica sul cono e che le proprietà delle coniche come curve in un piano sono le stesse delle proprietà delle coniche come sezioni di un cono. Esplicitato questo, considera le coniche unicamente come curve piane, dal secondo libro in poi. Un momento significativo dal punto di vista didattico potrebbe essere anche quello di realizzare, in cui realizzare una costruzione simile a quella che sto per mostrarvi. Si potrebbe partire da una parabola come sezione di un cono, e poi quindi costruirla seguendo le indicazioni di Apollonio e poi vediamo cos'altro fare. Noi abbiamo un cono qualunque che tagliamo con un piano passante per l'asse, individuiamo così il triangolo per l'asse, poi tagliamo il cono con un secondo piano che segue le indicazioni date da Apollonio e otteniamo come sezione, se il diametro di questa è parallela a uno dei lati del triangolo per l'asse, come in questo caso, otteniamo come sezione una parabola. Ora, se consideriamo questa parabola in cui essa giace, consideriamo il suo fuoco e la sua direttrice, allora possiamo mostrare ai ragazzi, con l'aiuto appunto di un software di geometria dinamica, come i punti che stanno su questa parabola sono tali da soddisfare una proprietà, cioè la loro distanza dal fuoco e dalla direttrice è costante, è sempre la stessa, è uguale. Allora, e lo possiamo fare. Sulla sinistra vedete che man mano che il punto descrive la parabola, le distanze dalla direttrice e dal fuoco sono le stesse. Prima abbiamo visto come con Midoggio che se consideriamo una conica come sezione di un cono è possibile pensarla come una curva su un piano. Ed è possibile evidenziare che le proprietà della conica nel piano sono le stesse di quelle della conica sul cono. Adesso ci poniamo il problema inverso. Se consideriamo una conica come curva piana, è sempre possibile risalire al cono di cui essa è sezione? Data una conica in un piano, è possibile costruire il cono di cui essa è sezione? In che modo? Risolvendo questo problema si potrà affermare che le coniche come curve piane e come sezioni su un cono sono le stesse, come direbbero i matematici dell'inizio del Seicento. Se nell'insegnamento non ci vogliamo limitare ad un solo livello, cioè a considerare
considerare le coniche solo come curve in un piano, ma vogliamo confrontare il modo in cui gli antichi hanno individuato le coniche con una trattazione di esse quali luoghi di punti in un piano, dobbiamo far vedere che seguendo le due strade diverse, dal cono al piano e dal piano al cono, si ottiene lo stesso ente geometrico. Mentre il primo problema, che riguarda il passaggio da una conica come sezione di un cono alla conica come curva in un piano, è una conseguenza della conoscenza degli elementi conici di Apollonio e di trattazioni legate ad essi, il secondo problema, che riguarda il passaggio da una conica come curva in un piano alla conica come sezione di un cono, ha bisogno di un po' di tempo per essere risolto. Arrivo in questa direzione è stato fatto da John Wallis nel De Sectionibus Conicis Tractatus del 1655. Wallis nasce nel Kent nel 1616. Nei suoi fogli manoscritti non si fa cenno ad una formazione matematica di tipo universitario o superiore. Tenendo conto delle sue elaborazioni, delle sue produzioni, probabilmente lo studio della matematica lo ha accompagnato durante tutto il periodo di formazione a Cambridge, dal 1633 al 1640. Nel 1649 viene chiamato come professore di geometria presso l'Università di Oxford. Muore nel 1703. Nel suo trattato sulle coniche, all'interno della proposizione 12, in cui fa vedere come determinare il lato retto della parabola, Wallis fa vedere che per ogni parabola costruita su un piano è possibile costruire il cono di cui essa è sezione. Seguiamo il suo discorso. Si è data la parabola piana alfa omega, le cui ordinate siano il diametro alfa pi greco, l'angolo tra l'ordinata e il diametro alfa pi greco omega, il lato retto alfa lambda. Adesso costruisce segmento PB uguale ad AP, che è uguale ad alfa pi greco, che l'angolo APB sia retto. E sul prolungamento di BP considera il segmento PS uguale ad alfa lambda. Dal punto S traccia la parallela a PA, tale parallela interseca la retta passante per A e per B nel punto V. In tal modo si individua il triangolo VBS. Adesso costruisce il cerchio di diametro BS che forma con il triangolo VBS un angolo uguale ad alfa pi greco omega. A questo punto può supporre l'esistenza di infiniti cerchi paralleli aventi il diametro parallelo a BS. Tali cerchi individuano il cono VBOS per il cui asse passa il triangolo VBS. Ora possiamo realizzare questa costruzione fatta da Wallis con GeoGebra per visualizzare meglio ogni elemento che la compone. Consideriamo una parabola qualunque su un piano. Individuiamo il vertice di questa parabola e il suo diametro. Prendiamo un punto qualsiasi sulla parabola e da questo punto tracciamo l'applicata al diametro che interseca il diametro nel punto P. Adesso costruiamo il segmento PB uguale a PA tale che formi con PA un angolo retto. Sul prolungamento di PB prendiamo il segmento PS uguale al parametro. La parabola la conosciamo, quindi conosciamo anche il parametro della sua equazione. Quindi prendiamo PS uguale al parametro. Da S tracciamo la parallela ad AP. Tracciamo anche la retta che passa per A e per B. Questa retta interseca la parallela da B condotta per S in un punto che indichiamo con V.
È stato così individuato il triangolo VBS, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa. A questo punto non rimane che costruire il cerchio di diametro BS. E il cono è in questo modo individuato. Una volta fatta questa costruzione, possiamo affermare con Wallis che Eade migitur est parabola, quae ab Apollonio aliisque et quae a nobis definitur. Posto questi due esempi tratti dalla storia della matematica, come momento di riflessione sul fatto che spesso le coniche vengono presentate solo come luoghi di punti di un piano, senza fare alcun riferimento al legame che hanno con le coniche come sezioni di un cono, lasciando così anche poco chiaro perché continuiamo a chiamare quelle curve in un piano coniche. Grazie. Grazie, molto interessante Emilia, davvero, diciamo. No, si richiama il fatto che sono sezioni di un cono, però non si giustifica l'identità dei due concetti, delle due enti, diciamo, come invece diciamo, hai fatto tu riferendoti alla tradizione. Avrei curiosità, sì. Diciamo, questo va bene per la parabola, ma mi verrebbe da dire che se uno ha un'ellisse di cono solo, no? Però avendo l'equazione di una ellisse, almeno uno si può. Sì, almeno uno sì, ma ce ne dovrebbero essere infiniti, ecco. Sì, diciamo, sì. Infatti non a caso Wallis considera la parabola e costruisce il cono non per l'ellisse. Va bene, sentiamo se ci sono altri interventi. Che questa è insomma veramente piacevole questa presentazione. Grazie mille. Ci sono complimenti? Grazie. Interessante, interessantissimo. Relazione originale grande spessore, complimenti. Ecco, diciamo le parole. Ecco. Ci sono complimenti, grazie. Ma non ci sono. Grazie allora di questo contributo. Che può essere effettivamente diciamo, l'oggetto anche per l'uso non banale di GeoGebra, è un'osservazione infatti che condivido. Ecco. E quindi ora diciamo, noi abbiamo una pausa, e diciamo, prego le colleghe se sbaglio a correggermi, fino alle 4. E ci sarà la presentazione di Laura Branchetti dell'Università di Parma, dagli affreschi e videogames, storia matematica della prospettiva. Quindi adesso riprendiamo i lavori con una presentazione della dottoressa Laura Branchetti dell'Università di Parma. Vorrei anche ricordare che l'Università di Parma ha già in qualche modo iniziato una sperimentazione nel metodo del liceo matematico, quindi è la prima, insomma, che in qualche modo, anche se non so se ufficialmente o meno, comunque che ha incominciato a sperimentare, diciamo, nell'ambito del liceo matematico della regione Emilia-Romagna. Ecco, quindi non ci sono Al momento ci sono stati dei contatti, ma non credo che ancora. Su Bentri Ferrara c'è già una scuola che vorrebbe cominciare già da quest'anno, dall'anno in corso, però diciamo voi siete stati i primi qui. Sì, posso dire solo due parole, visto che appunto il contesto è quello del liceo matematico e che noi abbiamo iniziato adesso. Sono già 3 anni. Il primo anno abbiamo dedicato alla formazione degli insegnanti, sì. Quindi non siamo andati direttamente sul campo, abbiamo cercato di in qualche modo trovare una forma anche di
di formazione, perché noi non riuscivamo ad andare direttamente nelle scuole come facevano gli Atenei, ma soprattutto perché credevamo che insomma fosse un progetto che doveva partire dai docenti e generare un'innovazione però nei contesti con i docenti come protagonisti. Quindi abbiamo dedicato il primo anno alla formazione, poi ci sono già delle scuole che hanno portato avanti dei gruppi classe, interclasse, delle classi intere a seconda dei vari contesti, quindi effettivamente sì, ci sono già un po' di docenti e di studenti coinvolti nel progetto. Quindi se volete collaborare, come avevo già detto, sono molto felice di fare una rete regionale, diciamo, matematico. Vedremo. Sì, ma intanto diciamo siamo ben lieti di sentire la sua esperienza, in particolare in questo su questo tema che lei ha proposto, dagli affreschi ai videogames, storia matematica della prospettiva. Ecco, vediamo. Questo è un tema, diciamo. Allora, intanto quello che presenti si presta molto. Sì, ecco, abbiamo su richiesta della dottoressa Ferretti, tra tutte le esperienze che abbiamo fatto all'interno del liceo matematico, i corsi di formazione che abbiamo erogato, visto il tema matematica e storia, e ho deciso di presentarvi questo modulo che ho proposto come modulo di formazione nel primo anno di liceo matematico, per legare gli aspetti più artistici con ovviamente la geometria, la matematica, ma ho scelto questo tema anche perché incarnava molto bene l'idea di interdisciplinarità che si voleva comunicare all'interno del progetto di liceo matematico. E questa stessa presentazione e i materiali che vi presenterò sono stati anche presentati a un convegno nazionale, seminario nazionale per i licei artistici, 2 anni fa al liceo Toschi di Parma, e c'è stata anche abbiamo fatto anche un workshop con gli insegnanti del liceo artistico, e alcune classi hanno sperimentato alcune di queste attività in quel contesto, anche se non erano classi di liceo matematico. Per quanto riguarda il liceo matematico, c'è una scuola che sperimenterà in terza questa proposta, e diciamo, è una proposta abbastanza trasversale, ci sono diversi spunti, e a seconda del taglio, diciamo, che gli insegnanti decideranno di dare, si colloca magari in momenti diversi del percorso degli studenti. Quindi non è pensata particolarmente per una classe, ma si offre, diciamo, offre diverse possibilità. E un altro motivo per cui ho deciso di presentarvi proprio questo approfondimento è che, al di là di questi 30 minuti che ho a disposizione, che ringrazio chi mi ha invitato per questa condivisione, ecco, ho realizzato per l'Università di Parma un MOOC che è completamente libero su EduOpen, e qui trovate il link per accedere e iscrivervi al corso, che peraltro, se serve, rilascia anche un attestato, insomma, di partecipazione, perché c'è una valutazione finale, ed è un MOOC che ha proprio il titolo di questo intervento, e ci sono diversi approfondimenti di tipo un po' più interdisciplinare con gli aspetti più artistici. Ci sono degli approfondimenti anche di tipo tecnico, andando a vedere delle dimostrazioni nei vari periodi storici legate appunto alla prospettiva e alla geometria, che si lega in momenti diversi a questo tema che nasce nel mondo artistico. E ci sono anche delle schede che trovate, quindi schede di approfondimento pensate anche per gli studenti, quindi studenti di scuola secondaria di secondo grado, per insegnanti, quindi è già pensato come modulo di formazione, e anche questi video, se li ritenete utili, insomma, sono disponibili anche per un lavoro da fare eventualmente con gli studenti. Il tema è un tema molto ampio, quindi nel tempo a disposizione io cercherò, più che di andare in molti dettagli per arrivare effettivamente a spiegare insomma, tutti gli aspetti tecnici che possono essere anche messi in evidenza, il valore che possono avere nell'ambito didattico, vi darò un po' una panoramica
di questo corso, nella speranza che poi lo troviate utile sia come materiale di formazione così un po' autonomo a distanza come nella modalità del MOOC, sia per lavorare eventualmente in delle classi con degli studenti. In particolare, tra tutti i vari materiali e contenuti che ci sono nel MOOC, io vi parlerò un pochino di quali sono stati i temi, quali sono anche i temi che possono essere approfonditi a partire dalla storia della prospettiva, sia in ottica interdisciplinare che entrando un po' più nel vivo degli aspetti geometrici. Una prima cosa che ho messo in evidenza e che è importante considerare nel momento in cui si ragiona sull'interdisciplinarità tra, diciamo, a dire arte e matematica in prospettiva storica, andando a considerare la prospettiva, è che, qui farò solo un cenno, però sicuramente insomma, tutti voi avete in mente queste opere d'arte di periodi storici anche molto diversi, ma soprattutto le opere d'arte contemporanea. Un primo aspetto da tenere in considerazione è che non necessariamente una rappresentazione realistica di tipo prospettico è sempre stata perseguita nell'ambito artistico, ma che è una scelta culturale esplicita che è stata fatta in particolari periodi storici anche con degli obiettivi diversi, e che quindi il legame tra diciamo, rappresentazione prospettica e arte è un po' più complesso di quello che viene solitamente presentato. Quindi di solito si presenta il percorso, diciamo, di solito, non so se si fa di solito, però quando si parla della prospettiva, degli studi, poi dei pittori, degli architetti, come famosi nomi di Giambattista Alberti, Piero della Francesca, per citarne solo due, si parla poi del mondo artistico che riesce a raggiungere in qualche modo una perfezione dal punto di vista della rappresentazione prospettica, come se prima e dopo, diciamo, prima ci fosse una carenza nell'ambito appunto artistico dal punto di vista tecnico, e dopo questa fase invece la rappresentazione sia stata sempre più perfetta e precisa. In realtà, ecco, questo per fare una vera e autentica lettura interdisciplinare va senz'altro problematizzato. Un altro aspetto interessante da considerare è che quando parliamo di prospettiva, diciamo, matematico, senz'altro verranno in mente soprattutto gli aspetti più geometrici, quindi il legame, come mostrerò, anche con l'ottica geometrica di Euclide, e poi gli studi che a partire da appunto questo periodo molto florido che abbiamo, che ho nominato prima, quindi dal Rinascimento, i lavori prima dei pittori e poi via via con Guidobaldo dal Monte e con altri studiosi, la prospettiva parte dall'arte ma si sviluppa da un punto di vista teorico e diventa una vera e propria disciplina matematica, arrivando con lavori di una enorme importanza storica a diventare una disciplina autonoma, la geometria proiettiva, qui che diventa poi appunto una disciplina estremamente importante, formalizzata, rigorosa, e che ha un ruolo centrale anche nello sviluppo della matematica moderna. Però andando a considerare gli aspetti interdisciplinari che appunto sono centrali nel percorso del liceo matematico, è interessante, adottando una prospettiva storica, considerare il fatto che in realtà i saperi che noi oggi facciamo rientrare tutti sotto a questa denominazione appunto prospettiva sono di natura molto diversa, e storicamente si vede un intreccio, una relazione tra diversi ambiti e l'impatto, ad esempio, di teorie filosofiche sullo studio della prospettiva, ma anche e soprattutto per lungo tempo vengono portati in parallelo e a tratti anche confusi gli studi sulla visione, quindi il processo sia fisiologico della visione, sia la modellizzazione del processo di visione, quindi l'uomo che osserva il mondo e l'immagine che si crea nella mente, possiamo dire, dell'uomo, e poi via via questo processo viene sempre più matematizzato e analizzato dal punto di vista scientifico, e però hanno un ruolo fondamentale negli studi e nello sviluppo anche
degli aspetti più tecnici della prospettiva, delle, tutte le arti, si parla solitamente della pittura, ma hanno un ruolo centrale anche l'architettura, la scultura, e poi qui ho messo come spunto, ma non riuscirò ad andare in dettaglio su questo, anche l'informatica, che era un po' presente anche nel titolo di questo intervento, che richiamava appunto il titolo del MOOC. Perché l'informatica? Perché chiaramente se si adotta una prospettiva storica e guarda l'informatica non si riesce a mostrare, ma se si va a considerare la computer graphics o l'arte come viene fatta oggi, in cui il computer e la rappresentazione grafica il rendering o la rappresentazione 3D negli schermi, utilizzando l'informatica come disciplina fondamentale, diventa un modo per fare arte, ed è un modo per fare arte in cui la matematica ha un ruolo ovviamente decisivo, e anche si può mostrare il fatto che la geometria proiettiva, che è la disciplina che nasce dagli studi degli artisti e diventa una disciplina matematica, può restituire in qualche modo agli artisti nuovi strumenti, essendo alla base essenzialmente di questi software che consentono appunto di fare arte attraverso il computer. Mi cenni, ripeto, solo per darvi un po' le idee fondamentali che sono sviluppate all'interno di questo corso. Come prima cosa fondamentale, che le idee principali che ho avuto per questo corso vengono da questo volume che ho trovato interessantissimo di Catastini e Ghione, Le geometrie della visione, scienza, arte didattica, della Springer, che è veramente molto molto utile come strumento sia di studio, perché ho studiato tantissimo per preparare questo approfondimento, e anche come strumento didattico, perché contiene, oltre delle cose molto dettagliate, anche adesso forse non sono neanche più di moda, c'era un DVD allegato con anche delle animazioni. Comunque è uno strumento molto importante, solo per darvi un riferimento. Dicevo, ci sono tanti aspetti che si intrecciano, e se si vuole adottare una prospettiva interdisciplinare in cui si vede la matematica autenticamente in relazione con altre discipline, può essere molto interessante aprire lo sguardo e prendere in considerazione anche i contributi delle altre discipline. Un aspetto fondamentale, che poi viene appiattito in qualche modo nello studio di Euclide attraverso l'ottica geometrica, di una sorta di geometria della visione, è il dibattito che posso chiamare un dibattito filosofico, principalmente in senso classico, un dibattito filosofico tra diverse teorie della visione. E ad esempio un lungo dibattito che è interessante anche dal punto di vista storico, perché si lega a delle posizioni di Aristotele e di altri pensatori dell'antichità, filosofi che hanno condizionato enormemente la scienza come la conosciamo. Un problema fondamentale che veniva affrontato era questo: se la visione era un processo emissivo, quindi c'erano raggi che uscivano dall'occhio, oppure se dall'oggetto partivano delle informazioni in qualche modo, potevano essere come nel caso di Aristotele, addirittura l'idea che ci fossero delle piccole immaginine che partivano dall'oggetto e raggiungevano il nostro occhio, quindi una sorta di dialogo col mondo che avveniva attraverso l'occhio, ma non modellizzato in questo caso come un processo geometrico. Oppure, se pensiamo, e qui ci saranno senz'altro dei fisici, almeno una la conosco nel pubblico, si può aprire il discorso della relazione tra queste due diverse teorie, pensando alla fisica e ovviamente alla teoria moderna, secondo cui si può rileggere tutto questo processo una teoria, le diverse teorie che abbiamo di ottica, quindi sia in questo caso è sufficiente modellizzare il processo attraverso dei raggi, però sicuramente il processo è complesso, è interessante aprire questa relazione tra matematica e fisica, andando a vedere quali sono gli aspetti più fisici e gli aspetti più geometrici di questo
di questo problema. E nel caso dell'ottica euclidea vediamo che diventa sostanzialmente irrilevante il fatto che sia corretta, diciamo, l'interpretazione dal punto di vista fisico, perché Euclide utilizza un modello di tipo emissivo, quindi immagina che i raggi escano dall'occhio e fa una modellizzazione del processo che è geometrica, che semplifica, addirittura diventa una visione monoculare, eppure l'ottica geometrica, che parte da questa teoria che fisicamente è imprecisa, comunque ci porta a uno dei risultati più importanti dell'antichità per questo problema, che è appunto l'ottica geometrica. L'ottica geometrica è molto interessante dal punto di vista didattico, almeno a mio parere, perché è una miniera d'oro di risultati e anche di teoremi che possono motivare anche gli studenti allo studio anche di alcuni teoremi di geometria e vedere l'importanza di un approccio rigoroso di tipo geometrico nel momento in cui si studiano anche dei problemi che non sono solamente interni alla geometria, ma che insomma, riguardano anche dei fenomeni più complessi. Ad esempio nell'ottica di Euclide, dopo riporterò solo qualche teorema, ma solo per darvi l'idea di quali possono essere dei risultati che ci sono e dei teoremi che ci sono nell'ottica geometrica, che sono semplici da affrontare e possono essere presentati agli studenti mostrando la potenza di questo approccio, okay? Però per darvi l'idea si riesce attraverso l'ottica di Euclide a mettere in discussione il concetto di lunghezza di un segmento, per cui si fa distinzione tra un segmento osservato a una certa distanza oppure a una distanza maggiore, e si dice che l'oggetto è percepito come più grande o più piccolo a seconda dell'ampiezza dell'angolo visivo. Quindi comunque è una disciplina che utilizza i concetti fondamentali della geometria, gli angoli, i segmenti, le distanze, il parallelismo, quindi tutti i concetti di base, ma utilizzati in un modo diverso che permette di affrontare questo problema. Un altro passaggio importante, qui nell'approfondimento che troverete dei dettagli su questo, è invece l'interazione tra gli aspetti più geometrici e gli aspetti più fisiologici dello studio della visione, che portano attraverso diversi lavori. Più noto è quello di Alhazen, noi lo chiamiamo Alhazen, un complicato nome insomma, che è molto più lungo di così, ma arriva in Europa. Il lavoro di questo medico, filosofo, matematico, astronomo con questo nome abbreviato, e che sviluppa un modello che è quello che sostanzialmente chiamiamo oggi il modello della camera oscura, e che cerca di modellizzare il processo di visione utilizzando appunto il modello dell'occhio, che qui è semplificato in questo modo, possiamo ritrovare qui alcune rappresentazioni, e viene studiato il processo di visione andando a mettere in relazione appunto gli aspetti più geometrici con la modellizzazione e lo studio dell'occhio dal punto di vista fisiologico e anche fisico. Ci sono degli interessanti lavori di Leonardo da Vinci in cui si vede che a un certo punto addirittura il processo di visione e questo noto fenomeno del ribaltamento sottosopra, possiamo dire, dell'immagine, viene interpretato, cioè un tentativo di interpretazione di questo fenomeno puramente geometrico e fisico, per cui si cerca di descrivere il processo di raddrizzamento dell'immagine solo utilizzando riflessione, rifrazione, andando proprio a studiare l'occhio dal punto di vista fisiologico e cercando di rendere ragione di questo strano fenomeno del ribaltamento dell'immagine, che diventa chiave appunto nello studio dei problemi della visione. In realtà il problema della visione si lega solo in parte al discorso della prospettiva, anche se quando arriverà in Europa nel XII secolo il lavoro di Alhazen, arriverà con un strano titolo, perspettiva, per cui per molto tempo si tenderanno a confondere gli studi prospettici più legati alla rappresentazione artistica sul quadro di oggetti tridimensionali con degli altri studi che sono appunto quelli più legati alla fisiologia e all'ottica.
Vediamo che, come cercavo di dire fin dall'inizio, il tema della rappresentazione, quindi se lo pensiamo in ambito artistico, quindi andiamo direttamente a collegare invece il problema dello studio della visione in ottica di rappresentazione artistica, quindi prospettiva nel senso di studio della rappresentazione di oggetti tridimensionali in due dimensioni in modo realistico, della storia a più riprese tanti tentativi di cominciare a rappresentare in prospettiva e li troviamo insomma in opere molto molto antiche, 460-450 avanti Cristo, questa famosa opera del cratere degli Argonauti, ma troviamo anche delle altre rappresentazioni che sono qui adesso in un'altra parte della presentazione, ma che sicuramente conoscete, dell'epoca di Vitruvio. Troviamo delle rappresentazioni in prospettiva anche molto accurate, senza che ci sia una vera e propria scienza della rappresentazione prospettica, però questi tentativi si ritrovano in tantissime fasi della storia e non solamente nel periodo rinascimentale. Sicuramente l'ottica di O'Keeffe dà una svolta anche nell'ambito artistico, e con l'ottica di Euclide cominciano a entrare alcuni principi fondamentali dello studio matematico della prospettiva all'interno delle arti, andando anche a condizionare il lavoro degli artisti, a diventare dei principi fondamentali che permettevano anche di realizzare delle costruzioni. Immaginate, non so, ho una rappresentazione molto nota, insomma, dopo nella presentazione del Partenone, ma anche la costruzione degli anfiteatri, hanno tutti basati su delle regole di deformazione degli oggetti per effetto di visione prospettica che si fondavano sostanzialmente sui risultati dell'ottica di Euclide. E come dice Ovio, con l'ottica, gli sforzi per ottenere una rappresentazione verosimile della realtà imboccarono a un certo punto proprio la strada dello studio matematico. Quali sono le basi matematiche di questa dell'impostazione attraverso l'ottica geometrica? Intanto c'è alla base la teoria dei raggi visivi, c'è una visione per angoli, okay, e c'è un approccio di tipo assiomatico e con l'impostazione degli elementi. Qui solo per richiamare alcuni di questi teoremi che sicuramente sono noti a tutti, io li nomino solo per far vedere come effettivamente si può passare da un discorso interdisciplinare che anche è molto ampio, che dà l'idea insomma di un ambito che lega diverse discipline, poi andando nei dettagli più tecnici anche con studenti dei primi anni sicuramente si può arrivare a mostrare anche qualche teorema. Allora, l'idea di base chiaramente è quella che ho nominato prima, cioè che ci siano ad angolo maggiore, insomma, corrisponde un oggetto che è percepito come più grande se l'oggetto ha in senso euclideo la stessa lunghezza, quindi vediamo che ad esempio troviamo questo quarto teorema: tra segmenti uguali giacenti sulla stessa retta, quelli visti a distanza più grande appaiono più piccoli, e questo viene dimostrato semplicemente andando a considerare l'ampiezza dell'angolo visivo nel primo e nel secondo caso. E la stessa idea è alla base di altri teoremi, quindi alcuni fenomeni anche che sono molto noti a tutti noi, non c'è bisogno di studiare la prospettiva per rendersi conto che chiaramente grandezze uguali poste a distanze diverse ci appaiono diverse, ma qui riusciamo a motivarlo anche geometricamente con l'idea appunto dell'angolo. E così via, ci sono tanti teoremi che si possono tranquillamente studiare. Uno particolarmente interessante, come sottolineano Catastini e Ghione, riguarda un teorema insomma gli angoli alla circonferenza che insistono sulla stesso arco o sulla seconda corda o arco, a seconda di quello che si vuole prendere come riferimento. E ad esempio con questo teorema si può arrivare, che è un teorema geometrico, si può arrivare a dire che esiste un luogo tale che se l'occhio vi si sposta, la cosa vista resta ferma e appare sempre uguale. Quindi la conservazione dell'ampiezza degli angoli per punti che stanno
su una stessa circonferenza, insistono sullo stesso arco, diventa un principio per arrivare a costruire. Quindi vediamo ad esempio la costruzione degli anfiteatri, in cui chiaramente tutti i punti che stanno su questi gradini, che sono dei semicerchi, da tutti i punti si osserverà lo stesso oggetto senza avere una deformazione nei termini appunto dei segmenti osservati. E appunto anche questo non lo sto neanche a fare come esempio, molto noto il caso del Partenone, della deformazione prospettica. E qui vediamo che c'erano già stati tanti tentativi, l'ho già nominato, di Vitruvio. Ci sono tanti studi nell'ambito dell'architettura in cui è fondamentale capire, tra le varie possibili letture, l'analisi della pianta, l'immagine frontale, ma anche quella che veniva chiamata la scenografia, quindi la rappresentazione prospettica di un oggetto reale. Come vi ho già anticipato, c'è un passaggio importante quando viene recuperato il lavoro di Alhazen in Europa, e quindi si ravviva in qualche modo lo studio dell'ottica, della visione e anche della prospettiva. Ma abbiamo anche nell'ambito artistico sempre maggiore attenzione a questo problema, con però alcune carenze tecniche che cominciano a venire fuori. Avrete fatto sicuramente almeno una volta il tentativo di provare a prolungare le linee che dovrebbero essere alla base della costruzione prospettica nei dipinti che sono precedenti al periodo rinascimentale. Se fate questo esercizio, ad esempio nel caso di questo dipinto di Giotto, si vede che non c'è la convergenza verso un unico punto, comunque c'è una idea di base di quello che si vorrebbe rappresentare, ma non una vera e propria scienza, che in questo momento invece, soprattutto poi con i lavori di Don Battista Alberti e Piero della Francesca, si svilupperà, e a partire dal problema artistico diventerà appunto via via una vera e propria nuova geometria. Si possono vedere, andando a studiare alcuni dipinti che sono importanti nella storia della, appunto, di questa della rappresentazione prospettica, c'è questo dipinto in cui si vede che siamo nel 1344, quindi in realtà un'opera abbastanza antica rispetto a quelle che si studiano di solito. Si vede già che c'è la convergenza verso un punto che viene detto punto centrico, però si pone un problema tecnico fondamentale, che è quello della degradazione delle trasverse, quindi capire come si devono, a che distanza si devono tracciare le linee che sono, che vediamo appunto parallele, che ci danno il senso della profondità. Leon Battista Alberti, il suo De Pitture, Piero della Francesca, il suo De Prospettiva Pingendi, riescono a fare dei passi avanti importanti ripartendo da Euclide. Troviamo ad esempio nel Leon Battista Alberti l'idea della piramide visiva, e questo modo ottimo che appunto permette di calcolare in modo corretto la degradazione delle trasverse. E il modo ottimo è molto interessante dal punto di vista matematico, e anche perché ci sono dei veri e propri teoremi che sono alla base del modo ottimo, che sfruttano sostanzialmente solo delle proporzioni. Quindi la geometria è una geometria di base, le trasformazioni sono delle trasformazioni che possono essere presentate agli studenti, e sono degli ottimi modi per mostrare in che modo anche la geometria di base permette poi di affrontare dei problemi sempre più complessi e dare fondamento teorico anche ai metodi che utilizzano nell'ambito artistico, pensando al disegno tecnico. Nel laboratorio fatto con gli insegnanti del liceo artistico è venuto fuori molto questo aspetto, cioè ci sono veramente delle possibilità inesplorate per andare a legare il disegno tecnico con la geometria e la matematica. E poi, qui insomma, non ho assolutamente tempo di approfondire, però ci sono tantissimi altri spunti che potrebbero poi portare addirittura fino a dare alcuni elementi di geometria proiettiva, l'introduzione dei punti all'infinito, insomma, qui poi dipende chiaramente dal contesto. E può essere interessante che questo metodo delle alzate introdotto da Don Battista Alberti, perché si vede che viene ripreso nelle varie opere, anche in Piero della Francesca e poi anche da Desargues, con sempre maggiore generalità,
si fa crescere in qualche modo con sempre maggiore rigore, vediamo che insomma è un tema che parte dall'arte e diventa un problema tecnico interessante che non sfrutta tutto sommato idee troppo complesse. Allora, io credo che il mio tempo sia finito. Spero di non aver abusato di troppo tempo. Sì, grazie di questo, diciamo, panorama, ecco, così ampio su, diciamo, questo progetto che interseca varie discipline e che, diciamo, cerca di, diciamo, di applicare, ecco, le tecniche della prospettiva così come sono anche enunciate nelle opere classiche, poi rinascimentali, insomma, a laboratori proprio degli studenti. È interessante, ecco. Io poi avrei alcune cose da chiedere, ma volevo prima vedere se c'erano degli interventi. Certo. Non risultano, mano alzata. Non risultano. Ecco, diciamo, intanto, quando però gli artisti hanno dovuto codificare la prospettiva, hanno dovuto usare leggi matematiche. Certo. È vero, certo. Siamo d'accordo. E quindi, per esempio, Piero della Francesca scrive questo trattato in volgare, De prospettiva pingendi, che diciamo, è strutturato come sono strutturati gli elementi di Euclide, cioè, certo, no? in postulati, definizioni, certo, proposizioni, certo, anche se non sono poi dimostrate, diciamo, certo, in termini matematici. Ecco, quindi, sì, mi scuso per l'intervento così ampia, ma ci vuole un po' di tempo a entrarci e confido nel fatto che possiate tutti usufruire gratuitamente di tutto il materiale. Sì, voi, diciamo, che c'è Franco Ghione, poi sono da lunghi anni che... Certo, certo. Diciamo, suggerisco davvero quel materiale di riferimento. Nella divulgazione, sì, che hanno i fondamenti, diciamo, della prospettiva. No, c'era un'altra cosa, una cosa sì, curiosa. Che lei ha detto, la distipettiva e prospettiva. Prospettiva è il termine è in volgare, perspettiva è in latino, diciamo, è la traduzione latina di prospettiva. Diciamo. Questo, e poi volevo un'altra cosa. Lei ha detto, sì, ha citato Desargues come il padre, giustamente, della geometria proiettiva, ecco. Però l'opera di Desargues, ecco, questa, diciamo, è un'informazione, ecco, che forse non avete vagliato, anche nella tradizione di tutti gli storici che hanno fatto in Francia, l'opera di Desargues non nasce da quell'esigenza, ma nasce dall'esigenza opposta, cioè nasce dall'esigenza di rappresentare sul piano gli oggetti tridimensionali, problema inverso della prospettiva, sì, che invece vuole rappresentare nel piano oggetti, certo, tridimensionali. Sì, e sì, diciamo, c'era tutta una tradizione in Francia di trattati sul taglio delle pietre, diciamo, trattati appunto, sapete poi che in quel periodo l'architettura si era sviluppata con delle superfici anche, diciamo, che non erano quelle, diciamo, della tradizione classica, e quindi anche superfici che avevano andamenti, non so, elicoidali, ecco, diciamo, ci possono trovare degli esempi, ecco. E quindi c'era l'esigenza di poi sapete che gli edifici in Francia sono soprattutto costruiti con pietre, non con mattoni, ecco, quindi, diciamo, c'era la questione del taglio delle pietre e di come dire, adattare a queste nuove superfici l'attività degli artigiani, e c'erano, ci sono molti, io non, diciamo, mi ricordo, diciamo, di queste ricerche di Šuškević e appunto, e a questa tradizione è legata l'opera di Desargues, tanto è vero che nella, diciamo, tra le difficoltà che ebbe a diffondersi quest'opera, che è contemporanea a Descartes, a quella di Descartes, c'è il fatto del linguaggio, infatti è stata ricoperta poi nel secolo successivo, ecco, e perché il linguaggio era
destinato agli artigiani, quindi lui parla di colpo di mattarello, cioè un linguaggio che non era matematico, perché si riferisce a quest'altra tradizione, che ha il problema inverso, e cioè quello di, dalla rappresentazione piana, ricostruire la superficie solida, che sarà poi il problema, diciamo, trattato da Monge con il sistema della doppia proiezione. Giunta descrittiva. È, diciamo, il problema inverso. Quello dell'architettura. L'architetto è una cosa, il pittore ne ha il problema, diciamo, della rappresentazione piana. Cioè, ecco, ho corso molto per dare questa cosa, perché, diciamo, ci sono questi studi più recenti, diciamo, che hanno svolto questi storici francesi su questa, perché ce ne sono numerosi di questi trattati su questi geometri sul taglio delle pietre, che sono anche molto avanzati dal punto di vista matematico. Certo. Va bene, comunque mi congratulo, perché questo è un tema, diciamo, molto, molto, come dire, che si presta moltissimo, molto, molto affascinante, molto ricco, ecco, quindi che c'ha tanti, diciamo, addentellati e anche interdisciplinari, eccetera. Va bene. Bene, vi ringrazio molto. Adesso rimango collegata. Se non ci sono altre domande, magari mi metto muta, così lascio spazio. Va bene. Avanti. Adesso, diciamo, direi di sì, che siamo quasi in tempo, e il prossimo intervento il prossimo intervento è quello di Daniela Gambi del liceo Ariosto di Ferrara e di Rossella Mistroni del liceo Ruiti di Ferrara, che ci presentano il loro che in realtà è un insieme di percorsi. Loro poi ci spiegheranno meglio la progettazione, che riguarda Ferrara tra matematica e storia, storie di numeri e forme nell'arte della città. Ecco, prego, queste professoresse che presentano, diciamo, una serie di, diciamo, un percorso molto articolato che è, diciamo, che deriva da diverse esperienze che loro hanno condotto. Va attivato il microfono, Daniela. Il microfono è disattivato per la professoressa Gambi. Eccoci. Okay. Ecco, fatto. L'avevo aperto, poi non l'ho riavviato. Allora, dunque, la nostra presentazione inizia facendo così una carrellata generale sulla, diciamo, su quello che è il fondamento del nostro lavoro. E potremmo riflettere inizialmente su che cosa significa fare matematica attraverso la storia della città, perché ci rendiamo conto, facciamo magari con piccole attività, ci rendiamo conto che esplorare il territorio in cui viviamo attraverso la conoscenza della sua storia e della storia di tutto ciò che gli appartiene è sicuramente un'avventura didattica che si presta a molte letture, è molto stimolante, e insomma Ferrara per noi è un luogo affascinante, ricco appunto di questi stimoli. La città quindi per noi è un luogo che si evidenzia come ricco di spunti di lavoro sempre nuovi, sempre diversi, che permettono di intrecciare le varie discipline, i vari saperi, e ci permettono di volta in volta di creare nuovi approcci originali e di indagare sull'evoluzione culturale, urbanistica, artistica e demografica, per esempio, del territorio, della città, che possano coinvolgere, che possa coinvolgere questa indagine la matematica.
storia della matematica esplorando la città, per esempio, può essere un punto di partenza, perché la matematica come disciplina, diciamo, è abbastanza ritenuta abbastanza ostica in molti gradi di scuola, in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado, quando non si tratta di licei scientifici, è utile molto spesso utilizzare la storia per tirare fuori diciamo i concetti e far capire come si sono evoluti nel tempo, nelle varie epoche, come si sono rappresentati, quali sono le possibili applicazioni e quali possono essere degli approcci che si sono utilizzati nel tempo, e quindi in particolare nella storia della città questo è possibile, perché scoprendo la storia della città si arriva a trovare la storia della matematica. Ecco, oltre a fare questa operazione di studiare a partire dalla storia della città la storia della matematica, si può fare anche il viceversa, perché a partire proprio invece da forme, da numeri, da proporzioni che noi possiamo trovare nel nostro percorso didattico in qualsiasi segmento di istruzione, possiamo far diventare i nostri studenti diciamo i protagonisti di un percorso che riporti alla scoperta di strumenti di lettura che sono non solo strumenti di lettura matematica, ma anche di un'epoca, di una forma di pensiero, di una concezione della società. E quindi diverse azioni che possono essere fatte nella pratica didattica, come quella di osservare, di misurare, di confrontare forme, figure, numeri, di costruire, che possono essere poi costruzioni di figure, ma anche costruzioni di modelli, girando per la città. Questo ci porta a scoprire appunto i dettagli della storia della città, e che normalmente noi nella nostra prassi didattica magari non trattiamo, e invece possono essere uno stimolo ulteriore per incuriosire gli studenti e far sì che la matematica entri nelle loro corde quando non lo è. Quindi abbiamo pensato che il nostro lavoro non dovesse essere una proposta dettagliata di progetti, perché per questi ci vorrebbero forse molte ore per spiegare, per andare in dettaglio, anche per far capire la genesi di questi progetti. Vuole essere una carrellata che fornisce qualche traccia per esplorare la città, quindi usando i due punti di vista di cui parlavo prima, però usando anche un occhio matematico, quindi per far ragionare gli studenti a partire anche dalla loro realtà, dalla realtà che li circonda e dall'osservazione delle forme, dei numeri e dei luoghi che incontrano, e quindi formalizzare in un qualche modo queste conoscenze. Abbiamo così illustrato brevemente, che vedrete insomma illustrate brevemente, sono parti di percorsi che nel molti anni della nostra attività abbiamo sviluppato noi e hanno sviluppato molti altri nostri colleghi, perché nel corso degli anni sicuramente Ferrara è stato il liceo matematico che adesso può rivalorizzare insomma questa metodologia, sono stati insomma attuati molti approfondimenti che partono dalla città oppure arrivano alla città attraverso la matematica, e non solo attraverso la matematica ma anche la fisica. E quindi noi abbiamo cercato di, diciamo, di individuare, di avere un focus sul primo e secondo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, perché diciamo che la traccia che proponiamo è una traccia più generale e può essere adattabile, insomma, ovviamente da contesto a contesto cambiano le strutture, cambiano le cose osservate, ma può non cambiare lo stile. Passiamo ad illustrarvi qualche esempio di percorsi che abbiamo fatto negli anni passati.
però come diceva giustamente Daniela, questi sono esempi che riferiti alle nostre esperienze, ma sono solo una piccola parte di esperienze che Ferrara ha sviluppato nel corso degli anni in varie scuole con vari docenti, a partire da Isabella Stella che ha iniziato con le passeggiate matematiche, o a Yolanda Nagliati che ne ha fatto oggetto Erasmus, o a Barbara Soffritti che ha lavorato a una pagina web insieme a una classe dell'indirizzo informatico dell'ITI sul Duomo di Ferrara. Quindi noi siamo solo una piccola percentuale dei docenti di Ferrara che lavorano su questo grande laboratorio che è la nostra città. La nostra città si presta a tantissime attività di questo tipo. Il primo esempio che vi portiamo è un esempio che è stato fatto in classi del primo anno di liceo, in una intersezione con l'insegnante di storia e geografia, partendo da una lettura della mappa della città. La mappa di Ferrara è particolare, per chi la conosce, perché è divisa proprio in sezioni di epoche diverse. La prima parte più antica, quella medioevale, fa proprio vedere alcune evidenze matematiche, proprio anche solamente nella lettura della pianta e degli edifici che fanno parte di questo periodo storico che è conservato in maniera era molto molto buona. E in questa lettura della mappa è proprio lo stimolo degli studenti verso gli studenti a cercare il significato delle scelte architettoniche e urbanistiche che sono state fatte. Scelte che si riferivano proprio all'epoca, al poteri che erano in vigore in quel periodo, e dove si vedono, osservandolo con occhio matematico, molte rappresentazioni riferibili al numero 5 e al numero 10, al lato di pentagono e del decagono regolare, e quindi al numero aureo. In particolare, quello che è molto molto evidente è il Duomo o Cattedrale di Ferrara, che abbiamo analizzato attraverso un'opera. Ecco, qui vedete la cattedrale che nella sua versione attuale, che è stata rivista nei secoli, mentre il punto di partenza, il progetto originale, era una cattedrale romanica. Da un testo che è molto utilizzato nelle scuole ferraresi, da un saggio, anzi non un testo, che è molto utilizzato nelle scuole ferraresi, da cui è stato tratto molto lavoro da parte dei docenti di matematica e non solo, che si chiama La Cattedrale Pitagorica, è un testo dell'ingegnere ferrarese Carlo Tubi, che ha, attraverso documenti ottocenteschi e anche precedenti, ha analizzato la cattedrale di Ferrara in maniera molto dettagliata, basandosi sia su appunto queste opere ottocentesche, sia sui disegni di Aleotti, Gian Battista Aleotti, conservati nella biblioteca di Ostea, e ha cercato le relazioni tra gli elementi architettonici e i concetti matematici proprio dell'epoca, interpretando anche i rapporti, le proporzioni sia nei simboli che le scelte progettuali degli architetti dell'epoca. Dunque, secondo questo progetto, secondo questo testo e secondo appunto i documenti che il Tubi ha analizzato, la cattedrale fu iniziata nel 1130 in un'area appositamente bonificata della città. Cioè, Ferrara esisteva già, aveva già una cattedrale, ma l'idea di costruire una nuova cattedrale nasce proprio da un periodo storico particolare, da qui il legame, l'interdisciplinarietà con la storia. Da un periodo storico particolare, Ferrara usciva dai conflitti tra papato e impero, era prima sotto l'impero e sotto Ravenna, e per sancire l'autonomia della città appunto da Ravenna e la riconciliazione col papato è stata appositamente bonificata un'area e iniziata la costruzione di una cattedrale, così raccontano le fonti. E pare che l'architetto fosse Nicolaus, che ha progettato e costruito cattedrali nel nord Italia in altre città, e che questo progetto di Nicolaus utilizzasse le proporzioni proprio tipiche del periodo medioevale tra le parti e il tutto, quelle che erano le leggi armoniche presentate da Pitagora e dalla sua scuola fin dal VI secolo avanti Cristo, e l'idea di costruire il tempio era l'idea di costruire un qualcosa che rappresentasse in scala quell'universalità, cioè quelle leggi
leggi con cui Dio aveva creato l'universo e fossero riprodotte in una piccola scala su un edificio religioso. E come la scuola pitagorica viene riportata da Platone e dai successivamente in epoche successive anche da altri testi, si basa sui rapporti delle proporzioni del 10, del numero 10. Questi rapporti e proporzioni, anche qui un'interdisciplinarietà volendo con la storia, con la filosofia e con Pitagora, viene attribuito il principio di armonia che parte dalla musica, quindi dalla ricerca delle proporzioni tra le lunghezze delle corde e le caratteristiche dei suoni, per arrivare ad analizzarli come rapporti di numeri interi 1, 2, 3, 4 da cui derivano tutti gli altri, e da questi numeri derivano anche le qualità dello spazio conosciuto all'epoca e i modelli geometrici, il modello di cosmo, il numero di elementi che costituiscono la materia, quindi il principio di armonia esteso a tutto l'universo. Questo principio di armonia basato sul rapporto aureo, quello che loro chiamavano il numero oro. Nel Medioevo, epoca in cui venne costruita la cattedrale, progettata e costruita la cattedrale, viene una riscoperta della cultura ellenistica, in particolare per vie secondarie viene molto letto il Timeo di Platone, che porta alcuni elementi della scuola pitagorica, per cui il pensiero medievale porta avanti la convinzione che il numero, l'ordine e la proporzione sono principi universali, principi etici, principi estetici, per cui anche i progetti gli architetti dell'epoca cercano di sfruttarli, di utilizzarli per costruire proprio gli edifici sacri. In particolare il numero 10, che è la somma di 1 più 2 più 3 più 4, viene considerato un numero sacro, l'equivalente del tutto e il simbolo dell'universo. Quindi è un numero di estrema importanza nella progettazione urbanistica e architettonica. Ecco, la sezione aurea quindi è anche un punto di partenza, se vogliamo, per diciamo fare delle costruzioni con gli studenti anche del primo biennio, e quindi si può provare loro che la sezione aurea è legata alla costruzione di tante figure, in particolare al pentagono regolare e al decagono regolare, che sono contenute come forme importanti nella struttura della cattedrale, e quindi diciamo si è partiti in questo modo a tracciare con GeoGebra, con l'aiuto di GeoGebra, la sezione aurea, che sappiamo essere un segmento con particolari proprietà di proporzioni che vengono costruite attraverso, adesso bisogna aspettare un attimo, ecco, questa diciamo tipologia di costruzione che i ragazzi possono agevolmente riprodurre e poi al contempo anche descrivere in modo animato, e possono notare anche la diciamo la presenza di questo rapporto, diciamo che è il numero aureo, che è 1,618, ovviamente approssimato, e quindi ragionare su questo numero avendo un sacco di possibilità di collegarsi ad altre parti della matematica, o come per esempio ai numeri di Fibonacci. Però se noi ci manteniamo all'interno della cattedrale, questa scoperta della sezione aurea poi ci porta ad analizzare per esempio la pianta della cattedrale romanica, quella primitiva, e che possiamo comunque confrontare con le altre piante successive che vengono riportate in uno scritto del Castagnoli a fine Ottocento, ma anche nella riproduzione attuale della pianta del Duomo, che riporta in alto, come vedete, anche la presenza del campanile, la base quadrata del campanile, dovuto a Leon Battista Alberti. Se noi partiamo ad analizzare questa evoluzione anche della pianta del Duomo a partire dalla pianta della cattedrale primitiva, scopriamo come si costruisce la diciamo questa
Come vedete, adesso possiamo resettare e così ce ne rendiamo conto. Ecco, questa animazione ci permette di costruire un decagono regolare nel quale noi vediamo che la base di questa figura mistilinea, che è la larghezza, diciamo così, della pianta della cattedrale, risulta essere il lato del decagono regolare. Quindi attraverso una costruzione di questo tipo, che comporta anche, se vogliamo, un sacco di implicazioni relative alle figure, cioè alla costruzione delle figure, in particolare come si trisseca un segmento, quindi tutta una serie di deduzioni che si possono anche fare sia con il disegno ma anche con la costruzione di algoritmi che permettano ai ragazzi di scandire i passaggi di questa costruzione. Ecco. Ecco, volendo continuare con l'approfondimento del testo di Tubi, volendo anche in un'ottica di liceo matematico utilizzare queste informazioni per fare degli approfondimenti che vanno oltre il programma scolastico, possiamo anche proseguire con l'analisi del testo del Tubi andando a cercare le proporzioni che vengono utilizzate nella costruzione di tutte le parti della cattedrale. Quello che analizzato il Tubi è i rapporti con cui vengono costruiti gli elementi della cattedrale si basano non solo sul numero aureo, sul rapporto aureo, ma anche sulla scala pitagorica modificata, quella che nel primo secolo avanti Cristo ha aggiunto alcuni rapporti importanti. Questi rapporti sono stati ricercati e analizzati dal Tubi basandosi sui disegni della Leotti che sono presenti appunto nella documentazione della Biblioteca Ariostea di Ferrara. E qui un esempio, questo è il disegno dell'antica cattedrale, quindi del progetto originale della cattedrale romanica, si vede come la base fosse di 100 piedi ferraresi, quindi c'è anche qui 10 volte 10, quindi una cosa abbastanza interessante dal punto di vista della ricerca della grandezza, e poi i rapporti, per esempio tra la larghezza stessa sono tra 4 e 5, tutte le ampiezze sono in proporzione 1 a 2, andando a vedere anche le interne, qui partiamo solo alcuni esempi, sono tutte composte secondo i rapporti 1, 2, 2, 3, 3, 4 e poi vi sono anche i rapporti composti tra il rapporto aureo e uno di questi rapporti della scala pitagorica e qualcuno di questi rapporti. Quindi un'analisi di questo tipo in un approfondimento fatto con gli studenti per cercare proprio tutte queste rapporti in proporzione è un progetto didattico insomma, abbastanza interessante. Ecco un'altra cosa, un altro approfondimento che si può vedere proprio sulle unità di misura. Vi ho detto che il lato della facciata è di 100 piedi ferraresi. Cos'è il piede ferrarese? Il piede ferrarese è un'unità di misura che è di circa 40 centimetri, che venne usato fino al 1877, quando venne adottato in tutto il Regno d'Italia il sistema metrico decimale. Quindi anche un approfondito, un lavoro, un laboratorio sulla ricerca delle unità di misura e quindi della riproduzione di queste unità di misura e del loro confronto col sistema metrico decimale. È abbastanza interessante un altro approfondimento che si può fare dal punto di vista didattico. Questa è la stella di Rosetta, tra virgolette, delle unità di misura presente a Ferrara. Ecco, un altro approfondimento è sulla simbologia, si può fare sulla simbologia. La circonferenza e il quadrato, il cerchio e il quadrato sono una simbologia presente fin da tempi antichissimi e presente soprattutto negli edifici sacri. Secondo l'analisi che fa questo saggio, che si rifà tra l'altro ad alcune opere di Vitruvio, quindi insomma sono saggi, cose portate avanti fin dall'antichità, vi è una simbologia tra il cerchio che rappresenta l'universo, e la croce che è il punto su cui l'uomo vede l'universo attraverso il sistema di punti cardinali, attraverso la paternalità, che è il numero 4, che rappresentava per l'epoca, per gli antichi, anche un valore associato alla terra, quindi è quello che gli elementi che costituiscono la materia erano 4 secondo gli antichi, e quindi il quadrato come figura che rappresenta il numero 4. Secondo questa simbologia, appunto,
questa interpretazione, il passaggio dal cerchio al quadrato è un passaggio che avviene attraverso la croce, che è appunto il punto di vista dell'uomo tra quello che è la divinità e quello che è il terreno. Ecco, e questo passaggio dalla circonferenza alla croce e poi al quadrato, il simbolico può essere anche diciamo vissuto dagli studenti attraverso sempre una costruzione GeoGebra, che faccio vedere quali sono le varie fasi di costruzione di un tempio. Almeno nell'antichità si pensava, ecco, di partire dal punto di osservazione della persona, del costruttore, poi si osservava, collocavano l'ovest e l'est, si costruiva il cerchio, quindi la circonferenza, attraverso la corda che vedete visualizzata, si individuavano il nord e il sud e infine si costruiva la base quadrata di questo tempio attraverso la congiunzione dei punti di intersezione di queste circonferenze. Quindi c'è proprio un passaggio che si può far recepire agli studenti contando questa storia del simbolo e passando alla geometria delle figure. La facciata romanica del Duomo nel suo complesso contiene, come dicevamo prima, una serie di proprietà che permettono di individuare anche questi sono stati analizzati, ma per brevità non abbiamo riportato questa parte. I telamoni originali del portale del Duomo hanno anche loro delle parti che sono in rapporto aureo tra loro.
Ecco, qui invece un altro approfondimento, la facciata attuale che è stata sempre riprodotta dalla Leotti, in cui si possono riconoscere anche qui le figure, gli stessi principi di proporzione, anche nelle modifiche successive, quindi l'ipotesi è che anche nelle modifiche successive sia stata mantenuta lo stesso schema geometrico proporzionale e quindi venga sempre ritenuto questa sacralità del numero 5, del numero 10 come importante e si può anche individuare un poligrafo scritto nella circonferenza, quindi viene mantenuto lo stesso schema geometrico proporzionale. Ecco, poi andando oltre, un altro monumento molto importante di Ferrara, siamo passati al Rinascimento, il Palazzo dei Diamanti, che è stato osservazioni matematiche estremamente interessanti. E il Palazzo dei Diamanti è stato progettato nel 1492 nella dizione Erculea, quindi durante il periodo in cui l'architetto Biagio Rossetti ha rivoluzionato la città ampliandone, quindi costruendo la seconda parte della pianta della città, quella rinascimentale, cosiddetta appunto addizione, è stata aggiunta in seguito da Ercole, del Duca Ercole I d'Este. E una cosa interessante che è emersa durante i lavori di restauro dei primi anni, intorno al 1990, è stata delle misure importanti, interessanti, sulla quanto riguarda la facciata est. La facciata est ha delle caratteristiche, a parte il fatto che il sistema adottato è sempre il piede ferrarese, quindi la dimensione media di ogni elemento del bugnato è il piede ferrarese. La dimensione più interessante è quello che si può vedere nella riproduzione del disegno, cui c'è una proporzione 1 a 3 e una suddivisione in moduli di 3, quindi con proporzioni sempre di 1 a 3. E quindi andando a prendere il disegno della facciata riprodotto durante questi lavori di restauro, abbiamo proposto agli studenti di lavorarci sopra su questa facciata in scala, proprio con righello e matita, per andare a individuare queste proporzioni. E appunto lavorando in scala, quindi i tre moduli che formano la facciata possono essere poi suddivisi in ulteriori tre moduli e si possono fare alcune osservazioni piuttosto interessanti, ad esempio che il portone è esattamente a un terzo del modulo terzo centrale, che le luci delle finestre sono proprio a due terzi, quindi dell'altezza di ciascuno dei moduli, che ci sono delle particolari suddivisioni ulteriori, per cui se dividiamo in altezza ancora in tre moduli e poi ciascuno di essi in tre moduli ritroviamo il cornicione e il basamento, quindi tutte queste proporzioni che sono piuttosto interessanti, quindi un lavoro di scoperta ma molto 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 pratico da parte degli studenti, semplicemente lavorando in scala, quindi lavorando sulle proporzioni, sulle misure e su proprio utilizzando un disegno, quindi una riproduzione di questi disegni della facciata. Dovreste un po' accelerare perché siamo un po' fuori. Acceleriamo, siamo quasi alla fine. Volevamo solo osservare che appunto questo lavoro sul bugnato della facciata dà la possibilità di esplorare anche la geometria tridimensionale, quindi le bugne che sono approssimativamente metà di un ottaedro regolare e quindi si possono vedere come delle piramidi di cui possiamo misurare il lato della base, sono particolari perché hanno una caratteristica di inclinazione, in realtà non sono tutte piramidi rette, ma sono inclinate in modo diverso a seconda dei tre livelli. E questa cosa ovviamente è difficile da recuperare come attività pratica da utilizzare, però insomma almeno i livelli più bassi all'altezza insomma della marciapiedi si possono utilizzare per misure dirette per esaminare insomma la forma del bugnato, e questa forma e questa diversa inclinazione sono caratteristiche di cui ha parlato veramente in maniera sublime Bruno Zevi nel suo Saper vedere l'urbanistica, nella quale opera l'architetto osserva appunto l'effetto ottico mirabile di queste inclinazioni diverse delle bugne. Vado a
solamente a fare vedere la parte che riguarda ecco, un affiancamento tra la geometria 2D e la geometria tridimensionale, partendo dalla forma dei moduli che possono essere visti a 6 alla volta, quindi ogni base quadrata si può vedere adiacente a altri 5 moduli dello stesso tipo, e nel contempo si può costruire la versione tridimensionale con GeoGebra 3D, far vedere insomma le due dimensioni diverse dell'analisi del nostro monumento. Altre impronte matematiche in giro per Ferrara, solo accennate, il Castello Estense riporta per esempio dei moduli nel frontale del Rivellino Nord che richiamano simmetrie, rotazioni e poligoni stellati. Oppure c'è la fortezza che ha una base pentagonale, la fortezza di Ferrara, che quindi storicamente è un monumento che non esiste più, ci sono solo due bastioni che sono rimasti a raccontarne un po' la storia, ma è una storia molto affascinante. Poi il corso Ercole d'Este, che dà la possibilità, appunto come diceva la presentazione precedente, di lavorare sulla prospettiva. E infine la rotonda Foschini, che è una parte del teatro che è molto affascinante perché effettivamente il suo profilo è ellittico e si può studiare da due punti di vista. Qua si può verificare a partire da una foto che è un'ellisse e calcolare proprio in maniera molto pratica la sua eccentricità e quindi la lunghezza in proporzione dei due assi e anche la distanza tra i fuochi, e poi si può ragionare sulla stessa dimensione anche da satellite, quindi adoperando Google Maps si può vedere dall'alto che attraverso così la forma che noi osserviamo possiamo insomma rimirarne l'elliticità e ragionare in termini di misura attraverso le scale della nostra mappa. Questi sono i nostri principali riferimenti bibliografici e sitografici, e vi ringraziamo dell'attenzione e della pazienza. Grazie. Grazie. Molte grazie per questa ricca presentazione, diciamo, delle tanti, alcuni, perché poi non sono i soli, diciamo, aspetti che possono ispirare attività matematiche che sono sparse nella nostra città. Ecco, questa, diciamo, è, diciamo, certamente un percorso dedicato a questa città, ma la stessa, diciamo, ispirazione, ecco, può guidare altri percorsi analoghi e che sono stati anche, diciamo, realizzati, come ricordo appunto Mate Milano, ecco, fu un volume pubblicato anni fa in cui elementi matematici erano ricercati nella città di Milano e altri, diciamo, ma che, diciamo, presentano sempre elementi di originalità, che una città è diversa da un'altra e anche il modo di sviluppare, diciamo, questi stimoli può essere, diciamo, molto diverso e molto originale e cambiato e visto in varie direzioni. Va bene, ecco, vedo un intervento, dice che, diciamo, vi ringraziano di aver visitato virtualmente Ferrara. Ecco, e grazie a voi. Qualcuno chiede di vedere, di ricevere il materiale o comunque la presentazione che avete fatto. Ferrara è bella, insomma, ci sono commenti. Viene chiesto anche in quale... Vediamo se c'è qualche intervento. Sì, viene chiesto in quale classe è stato presentato il lavoro. C'è una domanda. Sì, sono in realtà state presentate in classi diverse, ma abbiamo avuto, appunto, come abbiamo detto all'inizio, sono spunti di esperienze, di tratti di percorsi, di tratti di progetti fatti in tempi diversi, in classi diverse, soprattutto il primo biennio delle scuole superiori e anche classe terza, soprattutto per la parte dell'ellisse o del palazzo degli approfondimenti sul palazzo dei diamanti. Comunque prevalentemente primo biennio sia di liceo scientifico che anche di altri tipi di licei, insomma, anche di liceo linguistico o scienze umane. Ci sono altri... Comunque nell'ambito della storia della città, sì, dell'orientarsi nella città, del conoscere la propria città, in questo ambito. Ci sono altre richieste?
Non mi pare. Va bene, allora passiamo, diciamo, alla successiva presentazione, che è quella di Isabella Stevani del Liceo Ariosto di Ferrara, che invece si occupa degli strumenti per la misura del tempo. Il gioco delle ombre, come misurare il tempo e le distanze tra gnomoni, quadranti e meridiane. Anche questa si basa su, diciamo, un percorso realizzato nella sua scuola. Buonasera, grazie Teresa dell'introduzione. Non indugio, parto subito. Creature di un giorno, che cos'è mai qualcuno, che cos'è mai nessuno? Sogni di un'ombra l'uomo, ma quando un bagliore discende dal Dio, fulgi da luce, risplende sugli uomini e dolce vita. Pindaro Pitico, ottavo, versetti 95. Dall'idea di luce e ombra prende le mosse il percorso didattico che ho attuato negli anni, adattandolo a diversi indirizzi e a classi del biennio e del triennio. La finalità è educare alla complessità dei saperi, favorendo un intreccio tra cultura umanistica e cultura scientifica. Il ruolo della matematica. Leggere il libro della natura e matematizzare la realtà attraverso strumenti strumenti di indagine scientifica, analisi critica dei dati, in un'ottica di analisi del contesto storico e filosofico. Questo esempio di percorso didattico è stato attuato al Liceo Ariosto di Ferrara in indirizzo economico-sociale in una classe seconda. È stato adottato dal consiglio di classe e quindi si è sviluppato nel corso dell'anno scolastico e ha visto coinvolte tutte le discipline, anche con momenti di compresenza. La metodologia, interdisciplinarietà, il lavorare per problemi, attività laboratoriali anche sul campo, utilizzo e costruzione di strumenti, raccolta, elaborazione, interpretazione e confronto dei dati sperimentali, progettazione e studio di fattibilità, in particolare di un orologio solare, contestualizzazione storico-geografica e l'importanza e valorizzazione della diffusione della scienza attraverso realtà museali e buoni maestri. Lo sviluppo del percorso, dicevo, il punto di partenza, il concetto di luce, ombre e penombra, introdotto affrontato in tutte le discipline, in arte, religione, italiano, le lingue, scienze, e per quanto riguarda il discorso invece della matematica e della fisica, delle mie discipline, io sono partita dai concetti di base geometria euclidea per introdurre l'ottica geometrica e in particolare ho fatto lavorare i ragazzi in laboratorio di fisica e di informatica, lavorando per variabili separate, considerando un sistema sorgente, oggetto opaco e schermo. E i ragazzi hanno lavorato in piccoli gruppi, poi hanno condiviso le descrizioni delle immagini delle esperienze che venivano fatte nei singoli gruppi poi anche lavorare, diciamo, in informatica facendo delle simulazioni. Poi ho proposto un problema storico, la determinazione dell'altezza della piramide di Cheope. Pare un problema posto talete secondo la leggenda. Alcuni avevano dei ricordi delle scuole medie, ma non sempre, ecco, riuscivano a dirmi la soluzione. Quindi abbiamo letto questo brano di Plutarco, dove dice: io soprattutto vi ammiro, talete di Milete, perché ponendo il vostro bastone
all'estremità dell'ombra di una piramide, formaste con i raggi del sole due triangoli e dimostraste che l'altezza della piramide sta alla lunghezza del bastone, come l'ombra della piramide sta all'ombra del bastone. Allora, a questo punto abbiamo visto in cosa consiste effettivamente la soluzione di Talete e abbiamo fatto alcune considerazioni. Abbiamo detto che per risolvere un problema complesso occorre sterilizzarlo, semplificarlo, fare delle assunzioni di base. Il sole è una sorgente lontana, quindi i raggi solari si possono considerare paralleli, il bastone deve essere verticale, eccetera, eccetera, fino a, applicando le similitudini, arrivare alla legge, al rapporto, l'invariante, il rapporto fra le ombre resta costante, quindi possiamo adottare una strategia quando l'inclinazione dei raggi è 45 gradi, eccetera. Poi ci si chiede, ma questo è un problema, possiamo con questa legge possiamo risolvere questo problema o possiamo risolvere anche altri problemi? E quindi l'importanza di costruire un modello che descriva fenomeni simili e faccia previsioni e possa anche l'idea di progettare dispositivi che sia adatto in una situazione problematica. Ho posto allora a questo punto il problema della determinazione della lunghezza del meridiano terrestre. Analogie con altro problema, analogie e differenze. Abbiamo analizzato poi l'esperimento, cioè quello che si ritiene essere l'esperimento di Eratostene di Cirene, quindi il sole, mentre il sole è allo zenith a Siena, i raggi verticali, viene misurata l'altezza angolare di un'ombra di un'asta da Alessandria e mi occorre la misura delle distanze tra le due città. Anche in questo caso le assunzioni iniziali, cioè la Terra perfettamente sferica, la distanza fra le città che era stata misurata, funzionari regi probabilmente per fini fiscali, eccetera, ipotesi che fossero nello stesso meridiano e in realtà sono separate da 3 gradi, Siena fosse al tropico del Cancro, in realtà non è esattamente così, i raggi solari anche qui paralleli, verticali, e l'altezza angolare ad Alessandria di 7 gradi e 12. Anche in questo caso impostiamo la proporzione e si riesce a determinare un valore sorprendentemente vicino a quello attuale. Ci si chiede, allora oggi è, dicevamo, il modello serve per risolvere altre soluzioni. Anche l'esperimento di Eratostene anche oggi è attuabile e abbiamo visto infatti che c'è un progetto, la rete di Eratostene, un progetto internazionale che è stato promosso da diverse associazioni. E in cosa consiste? Una rete di scuole italiane ed europee che fanno misurazione del meridiano terrestre con un esperimento simile a quello di Eratostene. Le metodiche, si scelgono dei partner nella rete italiana ed europea, possibilmente nello stesso meridiano, a una distanza tra le due scuole di un centinaio di chilometri, si misura la distanza in linea d'aria, si fanno le osservazioni simultanee misurando la lunghezza dell'ombra al mezzogiorno solare che occorre ovviamente individuarlo con alcuni calcoli, poi si fanno le relazioni e si condividono. Quindi direttamente che cosa devono fare i ragazzi? In informatica per esempio fare la misura su carta geografica oppure con Google Earth, naturalmente con i rapporti di scala se si fa su carta geografica, misurare decidere che cosa utilizzare come dispositivo, quindi un bastone, quale lunghezza e a questo punto introducendo un po' di calcolo trigonometrico è possibile trovare l'altezza del sole con la differenza in gradi delle altezze del sole e la distanza tra le due scuole si ottiene così la proporzione che permette di determinare la lunghezza della circonferenza. L'esperimento porta a discutere sulla precisione dei dati, sul fatto che per esempio l'ombra non è sempre nitida, quindi occorre fare misure ripetute perché abbiano significato, occorre avere accuratezza, cioè il calcolo degli errori e da qui nasce anche tutta la discussione sul dispositivo che forma l'ombra e a questo punto siamo partiti quindi con un discorso degli strumenti che devono essere utilizzati. Abbiamo visto l'ombra che viene utilizzata per misure di lunghezza, altezza e lunghezza. Quali strumenti quindi
possono venire utilizzate. Abbiamo visto un'asta, ma un'asta non è altro che un ognomone. Cosa significa un ormone? Ciò che permette di conoscere. Quindi l'asta di Talete è in realtà un ognomone. Può essere un obelisco, uno stilo oppure un foro. Ecco, cosa serviva per misurare l'altezza? Abbiamo visto, oppure i movimenti del sole per determinare la linea meridiana, eccetera. E chiaramente anche qui abbiamo considerato delle simulazioni con GeoGebra, alcune le abbiamo fatte noi, altre invece le abbiamo prese anche sull'indicazione del professor Tommasi. Ho fatto un elenco alla fine della presentazione. Ecco, abbiamo poi visitato la mostra virtuale della professoressa Fiocchi del Dipartimento di Matematica e quindi visto come per esempio un'asta, l'ognomone può essere utilizzato anche per misure a vista, in particolare abbiamo dei brani tratti dal manoscritto di Cristofano Gherardo di Dino, poi abbiamo visto il quadrante mobile, il funzionamento del quadrante mobile e i ragazzi hanno riprodotto alcune delle strumentazioni che abbiamo visto in questa mostra con materiale povero. Ecco, il quadrante è un settore curvilineo con scala graduata, con un puntatore e un filo a piombo, molto molto semplice, no? Il filo a piombo indica nella scala graduata gli angoli, quindi l'altezza. Può essere utilizzato per determinare la latitudine o anche come orologio. Poi si è visto il quadrante nella storia, quindi con il contributo anche di arte, si è visto che c'è una formella di Giotto a Firenze dove appunto c'è Ratosthenes che guarda con il quadrante mobile, con geografia hanno visto appunto che il quadrante veniva utilizzato per la navigazione in astronomia, in cartografia, è citato da Cristoforo Colombo, in particolare Amerigo di cui c'è una stampa qua di fianco, poi un'evoluzione dello strumento, quindi la necessità di evolvere le strumentazioni, come dicevamo, a seconda delle situazioni problematiche, dei problemi via via che sono più complessi. Verso la fine del XVI secolo compare per la prima volta il teodolite, il nome di Teodolite, che è un'evoluzione del quadrante, abbiamo un movimento sia in verticale che in orizzontale. Questo strumento è sempre visto appunto in questa mostra e i ragazzi hanno anche approfondito, hanno visto che questo strumento veniva utilizzato nelle campagne di misurazione terrestre che si basavano sul metodo delle triangolazioni, quindi misure geodetiche, topografiche. In particolare hanno trovato che in una di queste campagne molto travagliata, si usa la lunghezza dell'arco di meridiano tra Dunkerque e Barcellona che ha portato poi alla definizione del metro campione. Abbiamo visto allora le ombre per misure di lunghezze o distanze e a questo punto vediamo allora le misure, perché abbiamo detto che l'ognomone può darci indicazioni dell'ombra al passare del tempo, quindi può essere un misuratore di tempo. A questo punto se un orologio. Cosa sono gli orologi solari? Cosa sono costituiti? In genere da uno stile, un ognomone che proietta l'ombra su una superficie e quindi abbiamo questa ombra che procede su questo quadrante di 15 gradi in 15 gradi e cambia ovviamente a seconda dell'ora e del periodo dell'anno. Ma abbiamo anche le meridiane. Cosa sono le meridiane? In realtà sempre orologi solari, ma che hanno la caratteristica di indicare il mezzogiorno locale sopra una linea retta nel corso dell'anno, ma in realtà spesso sono erroneamente chiamate meridiane gli orologi solari che sono sui muri degli edifici. Ecco. Per approfondire il discorso degli orologi solari abbiamo dovuto introdurre alcuni concetti astronomici fondamentali, passo veloce, e per quanto riguarda invece la matematica, nel biennio, in questo caso particolare, un po' di trigonometria, similitudini, le coniche, le trasformazioni geometriche e ovviamente l'utilizzo di GeoGebra. A questo punto è iniziata la parte sperimentale, più direttamente sperimentale, e l'azione sul campo, quindi nel giardino
della scuola abbiamo costruito un orologio solare, è molto semplice, con su un foglio di carta, di cartoncino, disegnato delle circonferenze, uno stilo posto al centro, fatto delle osservazioni prima e dopo il mezzogiorno, unito i punti sulle stesse circonferenze prima e dopo il mezzogiorno, questo creando l'asse di questo di queste corde, abbiamo individuato la linea meridiana. Quello abbiamo fatto delle osservazioni durante l'arco della mattinata e del giorno, e abbiamo quindi descritto la linea oraria. Quindi abbiamo visto il primo orologio solare, fatto le prime osservazioni. A questo punto abbiamo approfondito, l'idea era quella di approfondire il discorso sugli orologi solari, varie tipologie, e ho interpellato il professor Bellettato Enzo di Rovigo, che come esperto, che in realtà costruisce meridiane e orologi solari, il quale appunto ha parlato delle diverse tipologie a seconda del quadrante e del tipo di gnomone, che può essere a stilo o a foro, e con questo, ecco, ho fatto vedere come si può poi risolvere il problema già emerso in fase sperimentale quando hanno fatto l'esperimento di Eratostene. Ecco, dicevamo, è una questione di orientamento dei quadranti, quindi sono diversi orologi, ma dipende dal come è orientato il quadrante. Siamo partiti da un orologio equatoriale per poi fare le proiezioni di questo piano in verticale e in orizzontale. Oltre a vedere le caratteristiche di orologio, i ragazzi li hanno costruiti misurando, creando le linee orarie, e hanno fatto diversi modelli di orologio equatoriale, che ha la caratteristica di avere lo gnomone a stilo disposto parallelamente all'asse celeste e forma col piano orizzontale un angolo pari alla latitudine, e quindi è vincolato al luogo. Esempio poi di orologio verticale, dicevo, tenuto come proiezione di quello equatoriale, e quindi abbiamo visto che caratteristiche deve avere l'orologio verticale, quindi la parete deve essere esposta a est-ovest, se non è orientato occorre misurare l'angolo, ma qui ci sono considerazioni più complesse che non ho fatto in questa classe. Poi esempio di orologio orizzontale, anche in questo caso proiezione sul piano orizzontale. E poi siamo arrivati alla costruzione con righe e compasso di un orologio orizzontale che i ragazzi hanno costruito e portato a casa per fare delle osservazioni in alcuni momenti durante l'anno, per poi confrontarli in classe. Chiaramente andando a guardare le registrazioni che sono state fatte dai vari ragazzi, emerge il discorso sulle linee diurne, sulle caratteristiche di queste linee diurne, il fatto che le nostre latitudini per esempio sono iperboli, quindi andare a vedere il significato e quindi la simmetria rispetto alla linea meridiana, linee che hanno più curvatura per esempio d'estate o meno curvature invece d'inverno, e così via. A questo punto, terminato questo segmento di sperimentazione diretta, ho proposto di immaginare, dover ideare e realizzare un orologio solare da posizionare all'ingresso della scuola, curandone la funzionalità e l'estetica. Le fasi del progetto, scelta del tipo di orologio in base, scelta del tipo di in base alla semplicità di costruzione, cioè ciascun gruppo ha stilato un protocollo di progetto che poi è stato confrontato con il resto della classe ed è stato individuato la scelta ottimale. Quindi è stato interessante per esempio il discorso della scelta dello gnomone, quindi delle trasformazioni geometriche che si ottengono durante delle ore, delle ombre dello gnomone, la descrizione delle orarie che ha portato poi alla costruzione di un prototipo. Ecco.
A questo punto nelle altre discipline sono stati approfonditi questi argomenti, gli orologi solari di pietra nel mondo, le meridiane storiche dell'impero romano, le meridiane in piazze e chiese in Italia, orologi solari nel nostro territorio, meridiani in altre città europee. Questi approfondimenti sono confluiti poi all'interno della classe in alcune ore, anche come dicevo, con presenza. Delle meridiane ha portato poi a uno studio dell'analemma, che è una caratteristica della meridiana, uno studio di questa curva che ha una forma ad otto. E quindi abbiamo guardato le caratteristiche dell'ombra e il legame che c'è con l'inclinazione dell'asse della Terra, con le centrifughe e così via. E chiaramente l'altra caratteristica delle meridiane è l'equazione del tempo. Per studiare in particolare direttamente, quindi fare uno studio diretto di degli analemmi e dell'analemma e dell'equazione del tempo, abbiamo considerato la meridiana in piazzetta municipale, che è una meridiana verticale a tempo medio di Roma. E il tempo che secondo questo tempo veniva regolato i servizi delle ferrovie secondo un regio decreto del 1866. E abbiamo insieme visto appunto che cosa vuol dire raccordare il mezzogiorno medio, l'ora media di Roma con quella di Greenwich e quali sono le correzioni che fare considerando l'equazione del tempo. Poi, ecco, qua ho riportato alcuni studi che erano stati fatti da alcuni gruppi del Duomo di Milano, dove si parla appunto, dove c'è un'ingiunzione del Regio Imperiale Supremo che ordina agli astronomi di Brera di creare una meridiana, e questa meridiana è stata creata proprio da Giuseppe Angelo De Cesaris e Reggio, che sono stati allievi diretti di Boscovic e dell'abate Bosco, di cui abbiamo parlato questa mattina. Ecco, la motivazione principale di questa decisione del creare questa meridiana è quello appunto far sì che gli orologi lombardi seguissero l'ora francese secondo la riforma del tempo di quel periodo. I ragazzi hanno studiato anche questa meridiana perché è un esempio di una meridiana a camera oscura, dove in realtà c'è un foro dal quale entra un cono di luce che va che durante l'anno passa su questa linea di ottone. Altri esempi di meridiane: la meridiana di Augusto, era stato letto un pezzo di Plinio, un brano di Plinio il Vecchio, e quindi a questo punto praticamente si parla di un obelisco che è stato portato nell'enorme meridiana incisa su una platea dell'Ara Pacis, e adesso questo obelisco si trova a Piazza di Montecitorio. Orologi solari e meridiani. Allora, avendo visto diversi esempi di meridiani, i ragazzi hanno notato che in ogni meridiana c'è in realtà un motto, che è un elemento tradizionale degli orologi solari. A volte esprime antiche saggezze, a volte ironico, spesso negli orologi più antichi esprimeva concetti religiosi legati alla vacuità della vita e alle certezze della morte. Qui ne ho elencati alcuni: tutto scorre, se ne sole nel sum, eccetera eccetera. Vado oltre, ecco, per le lingue, soprattutto latino, sono stati tradotti alcuni brani presi da Plinio il Vecchio, Vitruvio, e alcuni anche simpatici, Plauto appunto, dove si parla maledette le ore che le inventò, poi il gruppo che ha lavorato sui romani ha trovato delle indicazioni riguardo al fatto che insomma non erano molto precisi le meridiane per i romani, tant'è che c'è un detto di Seneca che fosse più facile trovare un accordo dei filosofi che degli orologi. Ecco, approfondimenti sulle meridiane calendari sono stati fatti in altre classi del triennio, dalla cosmologia, cosmogonia, modelli cosmologici, eccetera. Quindi qua ho indicato alcuni possibili spunti per approfondimenti. Ecco, si è concluso questo lavoro con i ragazzi, con un viaggio di istruzione a Bologna. Un gruppo dei ragazzi aveva preparato
chi la visita alla Specola di Bologna, andando a tradurre le descrizioni dei quadranti e degli orologi solari e degli gnomoni che avevamo visto insieme. Altri invece hanno fissato l'attenzione sugli uomini di scienza, in particolare Manfredo Eustachio, scienziato e letterato, che ebbe un ruolo fondamentale. La specola di Bologna e non solo. Poi ecco, alcuni si sono occupati invece della meridiana di San Petronio di Bologna, e anch'essa camera oscura, e soprattutto abbiamo fissato l'attenzione sulle caratteristiche di queste meridiane, sulle tecniche di costruzione molto interessanti che posero il Cassini tra i più autorevoli astronomi del suo secolo, e fu chiamato poi l'Osservatorio Astronomico della città di Parigi. Ecco, dicendo che siamo partiti dalla nostra scuola, il liceo Ariosto, un regio liceo dove c'erano appunto delle collezioni di strumenti antichi che sono stati valorizzati, e quindi l'importanza di valorizzare queste collezioni per creare che i ragazzi abbiano una certa sensibilità. Ecco, sono state fatte tante attività didattiche con settimane scientifiche per cui i ragazzi di scuola elementare. Ecco, questo è importantissimo. Poi è importante anche conoscere i buoni maestri, e noi in particolare abbiamo fatto una con la ricerca di archivi in questo ambito riguardo al professor Bongiovanni, che è stato insegnante del liceo Ariosto, ma aveva una cattedra anche di fisica speciale, diretto l'osservatorio meteorico che aveva sede nel Castello Estense. E questo osservatorio ha rappresentato uno straordinario laboratorio per le fisici di passaggio a Ferrara, in particolare Giorgio De Chirico, Alberto Savigno e De Pisis, che è stato un suo allievo. In particolare Giorgio De Chirico dedicherà una poesia al professor Bongiovanni. Ecco qua, dice l'astronomo, leggo velocissimamente: era il professor Giancar il suo dolce amico, entro lo stesso telescopio mirava l'uno la costellazione pur meridiana già scorta dall'altro, dolcezza, due tracciati di ferro sulla tra la geometria delle ombre straziava il cuore al mattino in malinconichito, ma verso la venera sera si fusero i volumi e le forme, uomini e animali passavano lenti nella luce crepuscolare, luce di sogno lungo, giungono sordi rumori strani, solo le ruote della mente rotano vertiginose. E concludo dicendo con i ragazzi: la storia della scienza e della tecnica, come quella del pensiero, delle lettere, delle arti, non è solo la storia di grandi uomini isolati, ma anche quella di desideri e attese, dove grandi scoperte, invenzioni nascono a volte dopo tanti ostinati tentativi, altre volte anche per caso, comunque sempre in un clima culturale a loro propizio. Di creare un clima di apprendimento che stimoli i ragazzi alla cultura in tutte le discipline. Ecco, bibliografia, sitografia. Grazie per l'attenzione. Scusate, siamo un po' sforato. No, in verità hai tenuto i tempi, se devo dire la verità, perché sì, avevi cominciato un po' dopo, quindi diciamo, anche se hai dovuto per forza andare un po' velocemente, però diciamo è stato tutto, almeno per me, piuttosto chiaro, diciamo, nelle sue linee, e diciamo veramente appare un lavoro veramente impegnativo questo, ecco, e è chiaro che ha coinvolto anche l'attività dei ragazzi per un intero anno scolastico. Chiederei se ci sono interventi, cioè, viene detto intervento molto interessante, ottimo lavoro, e di certo prevede una grande organizzazione, diciamo anche questo. Sì. E soprattutto una sinergia fra gli insegnanti, una sinergia, una collaborazione stretta fra gli insegnanti. Stretta fra gli insegnanti. È stato molto proficuo l'intervento, anche le compresenze, anche per esempio le esposizioni in lingua nelle vari momenti, e quindi sì, è veramente un lavoro del consiglio di classe che poi è proseguito anche negli anni successivi, e in alcune situazioni, per esempio
esempio, soprattutto al triennio, è poi sfociato per i ragazzi nella preparazione nei loro lavori, presentazione dei lavori all'esame, quindi delle tracce, le famose tracce all'esame di Stato all'epoca. Ecco, quindi sì, un lavoro che volendo può proprio attraversare tutto anche il quinquennio. Bene, diciamo questo era l'ultimo intervento. È stata secondo me una giornata impegnativa, abbastanza fitta, e quindi non so se ci sono anche delle osservazioni generali che qualcuno vuole fare, o delle considerazioni o delle richieste. Possiamo dedicare anche gli ultimi minuti, ecco, a queste osservazioni e considerazioni. Abbiamo visto esperienze di tipo diverso, diciamo, però tutte, diciamo, in una direzione che è comune, che è quella, diciamo, di un indirizzo interdisciplinare. Io direi che in molti, quasi tutti i casi, questo aspetto era evidente. E anche diciamo con diciamo riferimenti alla storia generale, alla storia della città, alla storia della matematica, e quindi anche la storia nei diversi aspetti, insomma, non solo storia della matematica. Domani, ecco, vorrei dirvi un'altra cosa. Oggi, diciamo, gli interventi sui laboratori sono stati dedicati principalmente, anzi esclusivamente, alla scuola secondaria di secondo grado, non solo ai licei, perché avete visto certi percorsi sono stati anche realizzati negli istituti tecnici o parti di percorsi. Invece domani, poiché proprio il progetto liceo matematico si è aperto anche alle scuole del primo ciclo, ecco, voi vedrete che nel pomeriggio, non nella mattina, ma nel pomeriggio, i percorsi saranno dedicati, ecco, a questo invece, queste a sperimentazioni o a progetti dedicati alle scuole del primo ciclo. Primo ciclo intendo scuola primaria e secondaria di primo grado. E domani mattina, quindi, il programma, adesso controlliamo, ok? Ecco, domani mattina si comincia con una conferenza alle 10:30. Suggerirei di collegarsi una di alle 9:30. Sì, alle 9, pensavo 9:30 o 10:30. Alle 9:30, brava Elisa. Ecco, alle 9:30, però mentre oggi abbiamo cominciato alle 9:15, però io consiglierei di collegarsi comunque un poco prima, una decina di minuti prima, perché se ci sono dei problemi tecnici da risolvere, si abbia il tempo, diciamo, di risolvere. Comunque l'appuntamento è a domani mattina con la conferenza della professoressa Milangasca, ecco, che appunto, diciamo, ha ampia esperienza per quanto riguarda l'insegnamento, perché lei diciamo insegna proprio, no, non solo insegna al dipartimento, al corso di laurea in matematica, alla magistrale, un insegnamento, ma proprio la sua cattedra è in scienza della formazione primaria, quindi conosce bene, diciamo, gli aspetti della formazione degli insegnanti alle scuole elementari, e ha sperimentato vari percorsi, diciamo, con i bambini di quell'età. Quindi ci riporta, diciamo, un'altra, anche se il suo intervento sarà visto in verticale, quindi non si occuperà solo della scuola del primo ciclo. E quindi introduce questo secondo aspetto del liceo matematico, che guarda anche, diciamo, alle scuole del primo ciclo. Mentre poi ci saranno due conferenze, una della
professoressa Milan Gasca, come ho detto, poi una del professor Giorgio Belondi dell'Università, della Libera Università di Bolzano, che ci porterà a un ambito più generale, la storia della sfera tra filosofia e architettura. E poi abbiamo, dopo la pausa, la presentazione di due progetti, uno dell'Università di Torino, Erika Luciano e Elena Scalambro, e un altro di Cinzia Cerroni e Antonella Uttuso dell'Università di Palermo e del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, sempre di Palermo. Quindi questi riguardano invece la scuola secondaria di secondo grado. Al pomeriggio avremo soprattutto la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria. Ecco, se non ci sono altre osservazioni o richieste, ho visto nella chat che comunque qualcuno chiedeva di avere la registrazione di qualcuno di questi interventi. Tutti gli interventi vengono registrati e poi, diciamo, se inviate le vostre richieste alle dottoresse, a Maria Giulia Liugaresi o a Elisa Paterniani, ecco, direttamente con loro poi saprete dove poterli ritrovare, ecco, dove scaricarli eventualmente. Non so, forse il professor Tottoriello vuole aggiungere qualcosa? Saverio, vuoi aggiungere qualcosa, qualche osservazione? No, vabbè, diciamo, è stata una giornata ricca di spunti e estremamente, tra le altre cose, diciamo, l'aspetto positivo di questi convegni, cioè il prendere coscienza di quante sperimentazioni e quanta ricerca didattica si fa all'interno della scuola. Insomma, per esempio, tutti i laboratori, tutti gli interventi sono estremamente interessanti. Tra le altre cose, in chat con i colleghi di Salerno, noi abbiamo preso già diversi spunti, vorremmo replicare questi laboratori qua a Salerno. Insomma, quindi questo arricchisce, insomma, perché poi il liceo matematico è un po' una rivoluzione, tra virgolette, dal basso. Diciamo, la scuola voglia prendere coscienza di se stesso, ma anche a livello proprio di ricerca, nel senso che non un'accettazione passiva di programmi comunque imposti dall'alto, ma la voglia, il desiderio di mettersi anche un po' in discussione. E tra le altre cose, noi con l'esperienza che abbiamo avuto a noi a Salerno, tantissimi colleghi nei licei, ma veramente bravi, interessati, cioè se il liceo matematico sta avendo un discreto successo a livello nazionale, lo si deve innanzitutto ai colleghi che lavorano nella scuola. Noi all'università si lavora, cerchiamo di dare, però se non abbiamo il supporto dei colleghi, devo dire la verità, tranne pochissime rare eccezioni, ma devo dire la verità, il lavoro che viene fatto è un lavoro estremamente interessante. Tra le altre cose, come diceva Maria Teresa, domani si affronta anche, diciamo, classi inferiori, perché noi per esempio a Salerno, ma non solo a Salerno, penso a Torino, sicuramente anche a Ferrara, l'idea è far partire proprio il liceo matematico proprio dalle scuole, dalle scuole primarie. Infatti gestiamo le primarie matematiche, le medie matematiche. C'è una mezza idea di fare addirittura, diciamo, l'infanzia matematica. Però stiamo avendo delle difficoltà perché, insomma, là ci sono un po' di problemi, anche perché poi un po' il progetto abbiamo avuto delle difficoltà legate al fatto del Covid, quindi non avevamo, perché noi al nostro interno, al campus, all'università abbiamo una sita, e quindi, diciamo, all'interno di questo asilo volevamo ragionare se c'era la possibilità di fare una sorta di infanzia matematica. E io devo dire la verità, non curo le primarie matematiche, ci sono altri colleghi che curano a Salerno le primarie. L'entusiasmo dei ragazzini, dei bambini nelle primarie matematiche, diciamo, è percepisci il desiderio da parte dei ragazzini di mettersi in gioco, di giocare. Insomma, devo dire la verità, sono bellissime esperienze. Esperienze, quindi, come tale. Vabbè, io più o meno, diciamo, non posso che ringraziare Maria Teresa per questa prima giornata, perché poi alla fine il carico di lavoro forte è stato, diciamo, sulle spalle del gruppo di Ferrara. Quindi io ti ringrazio
diciamo, per il lavoro fatto. Insomma, questo mi andava comunque bene. Avrei fatto telefonicamente, ma pubblicamente te lo faccio, Maria Teresa. Grazie, grazie, okay. Fa piacere, diciamo, che diciamo, abbiate, sì, che ci sia questo apprezzamento, ecco, ci fa piacere. Certamente l'esperienza del liceo matematico l'avete portata voi, diciamo. Vorrei sottolineare una cosa che non ho detto, ecco, e cioè che il liceo matematico ha anche questo principio, diciamo, proprio di creare questi eventi, perché ci deve essere la condivisione, cioè le esperienze di una parte si devono trasmettere, devono essere copiate, cioè copiate e adattate, diciamo, alle situazioni particolari, però, diciamo, ci deve essere questo spirito di condivisione, di comunicazione, di insomma, proprio di far parte, insomma, di un'unica comunità che progredisce, insomma, anche con gli apporti degli altri, dei colleghi, delle esperienze fatte. Ecco. E questo, secondo me, il liceo matematico è un ambiente che favorisce questo, e diciamo questo ideale, insomma, deve essere, secondo me, perseguito. Ecco. Va bene. Okay. Va bene.